Avviando. Andare. Buon pomeriggio da Gesualdo, sono Carlo Santoli, coordinatore scientifico della Summer School, Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco, percorsi internazionali studi letterari, storici e artistici. È l'ultima giornata. Saluto e ringrazio, siamo qui in presenza Gesualdo, il presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, professore Agostino Zino, nonché il presidente dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, architetto Raffaele Turchini. Ringrazio altresì la loro presenza, la lettrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Salerno, professoressa Rosa Maria Grillo, i professori Salernitano, Rifanio Aiello e Alberto Granese, nonché la professoressa Milena Montanile dell'Università di Salerno. La relazione sarà tenuta dall'architetto Carmine Iannarone, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani. L'argomento della sua lezione è l'araldica gesualdiana Guglielmo Altavilla a Isabella Gesualdo. Lei la parola, architetto Carmine Iannarone, e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie Carlo. Mi sentite? Sì? Perfetto. Allora, prima di iniziare il mio percorso, ovviamente volevo presentarmi per chi non mi conoscesse. Sono Carmine Iannarone, sono docente di arte e immagini presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Gesualdo e in più esercito l'attività, la professione di architetto. Ovviamente, prima di dare il via al mio intervento, volevo ringraziare l'amico Carlo che mi ha consentito di partecipare a questa kermesse molto significativa e importante, e voglio ringraziare anche il sindaco di Gesualdo Edgardo Besiri. Ringrazio anche ovviamente l'amico Raffaele Forchini, nonché collega e presidente dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani. Ovviamente saluto, anche se indirettamente, tutti gli altri che mi hanno preceduto in questa kermesse di interventi, e spero che il mio sarà altrettanto interessante. Volevo il titolo, già l'ha anticipato Carlo, è quello di un percorso storico molto significativo che copre circa 5 secoli di storia gesualdiana dal punto di vista araldico. Ovviamente il mio intervento sarà molto molto più breve. Voglio precisare anche che io non sono un araldista e tantomeno un esperto di araldica. Sono però un grande appassionato del cosiddetto studio blasonico. Anche perché è talmente ampia e complessa questa branca della storia che solo studi approfonditi, duraturi, possono portare una conoscenza specifica e dettagliata. Volevo ricordare solo quello che disse già nel 1738 l'abate di Vallemonte, che riportando alcuni concetti espressi dallo scuoiero canonico di Hainaut, disse che l'araldica addirittura, per chi aveva studiato per più di 30 o 40 anni, c'era ancora di che apprendere. Quindi immaginate il mio umile impegno che dura solo da 10 anni, da quando fu scoperto questo stemma. Se mi consentite, adesso passo alla presentazione
delle mie slide che possono chiarire in maniera più precisa quanto sto per dire. Ecco, allora vediamo in questa slide una serie di stemmi gesualdiani. Ne sono pochi rispetto a quelli che io ho visionato, ma sono sicuramente i più significativi. Sono partito con il primo, che forse per alcuni aspetti ha poco a che fare con lo sviluppo successivo dell'araldica gesualdiana, ma sicuramente è significativo perché è lo stemma degli Altavilla. E quando dico Altavilla, ovviamente mi riferisco proprio a Guglielmo d'Altavilla, primo signore gesualdo. Ed ho una mia opinione che è personale. Credo che nel lontano 1140-1150, quando è vissuto Guglielmo d'Altavilla, potrebbe darsi che abbia utilizzato lo stemma degli Altavilli del proprio padre Guglielmo Bossa. Parto come elemento prioritario da questo stemma che vediamo qui al centro. Questo stemma è il risultato finale del restauro che è stato fatto nel castello di Gesualdo. Questo stemma è stato ritrovato sotto una spessa coltre di intonaco e già all'inizio faceva intravedere gli elementi tipici dell'araldica gesualdiana. Infatti guardiamo sulla sinistra sulla destra dello stemma, che sulla destra dello stemma il leone rampante coronato con i cinque cigli rossi, mentre sull'altro versante dello stesso stemma vediamo una parte bianca in alto di cui in primo momento non si è riuscito a capire la identificazione, l'esatta connotazione, però erano presenti delle graffiature e questo mi ha fatto pensare e mi ha riportato indietro nel tempo, nel senso che ho pensato che fosse probabilmente lo stemma della famiglia Gesualdo d'Avalos del 1586. Quando Carlo Gesualdo appunto sposò Maria d'Avalos. Ma se mi consentite, di questo stemma ne parlerò in maniera più ampia e diffusa in seguito. Mi preme ora, prima di dare inizio allo studio e alla enunciazione delle tematiche dell'araldica gesualdiana, di fare un breve percorso araldico. Probabilmente questo percorso ai più è già noto, ma se mi consentite lo ritengo importante in quanto ci potrà aiutare in una lettura araldica gesualdiana più consapevole. Dico subito che precisare l'origine dell'araldica è un po' difficile, infatti non esiste una data precisa o un avvenimento particolare che abbia dato il via ufficiale all'araldica, però si può dire che l'araldica ha avuto una fase prealdica molto corposa. Alcuni studiosi addirittura fanno risalire i principi dell'araldica alle antiche civiltà. Gli stessi egiziani, che qui vediamo elencati, utilizzavano dei simboli per certificare il proprio potere. Infatti, loro utilizzavano molto spesso delle figure teriomorfe, antropomorfe e zoomorfe, ma utilizzavano anche degli emblemi legati alla natura, come ad esempio utilizzavano il simbolo del cobra, il quale lo ritroviamo spesso nel copricapo dei faraoni ed era il simbolo certo dell'autorità e il dominio sui sudditi. Altro simbolo utilizzato dagli egiziani era lo scarabeo, il cosiddetto Khepri, così come lo indicavano gli egiziani. Lo scarabeo aveva una doppia funzione, aveva una funzione prettamente decorativa, ma era anche l'animale che veniva utilizzato come corredo funebre.
ma aveva lo stesso significato, quello della rinascita e della resurrezione. Poi anche i romani sentirono a un certo punto della loro storia di identificare, soprattutto in campo militare, le proprie legioni. E quindi ecco che vengono utilizzati i simboli della natura, soprattutto degli animali. E qui ritroviamo l'aquila, la lupa, il leone, il toro, il cinghiale, il capricorno e altri ancora. Bisogna aspettare comunque il XII secolo per avere la definitiva mutazione araldica, cioè il passaggio tra la fase prearaldica e quella definitiva con leggi proprie e specifiche. Per alcuni aspetti si potrebbe anche dire che l'araldica abbia agevolato il percorso dinastico di alcune famiglie nobili. Voglio pensare ad esempio a Guglielmo il Conquistatore, che dopo la battaglia di Hastings del 1066 diventò contemporaneamente re d'Inghilterra e, in qualità di duca di Normandia, era vassallo del re di Francia. Quindi, per alcuni aspetti, i Plantageneti furono i precursori dell'araldica moderna, e infatti cominciarono a utilizzare i leopardi e poi anche i leoni nelle loro immagini araldiche. Quindi possiamo dire che con i Plantageneti abbiamo il punto di partenza e la successiva simbologia araldica comincerà a identificare, soprattutto per i Plantageneti, un popolo, una nazione con una forte connotazione identitaria e territoriale. Quindi possiamo dire in definitiva che la battaglia di Hastings, rappresentata così in maniera egregia nell'arazzo di Bayeux, può essere considerata come lo spartiacque tra la fase prearaldica e quella araldica, anche se ancora mancano delle regole ben precise e degli elementi ancora non ben strutturati. Passo alla... ecco qua. Alcuni studiosi ritengono invece che l'araldica abbia avuto origine con le crociate, perché hanno pensato che i crociati avevano la necessità di identificarsi, così come già facevano i soldati arabi, e quindi sugli scudi, sulle bardature dei cavalli e sugli stendardi ponevano dei simboli ben precisi che identificavano in maniera ben definita le varie componenti dell'esercito. Altri invece ritengono che questo periodo delle crociate fosse ancora un periodo prearaldico, tant'è vero che tra la battaglia di Hastings e il XII secolo, quando in Inghilterra vivevano Giovanni Senza Terra, Enrico II e lo stesso Riccardo Cor di Leone, l'araldica non ha ancora dei saldi principi di riferimento. Però vale anche ricordare che molti studiosi ritengono che l'araldica è nata in Francia, però sotto l'influenza dei Plantageneti. Una versione sulla nascita dell'araldica che io ritengo molto significativa è quella che dà il Ménestrier nel corso del XVII secolo. Lui ritiene che l'araldica si è sviluppata grazie ai tornei, in cui ecco che compare questa figura emblematica dello sviluppo dell'araldica, e mi riferisco all'araldo, da cui poi l'araldica prenderà il nome. All'inizio questi araldi erano semplicemente menestrelli o ufficiali d'armi, poi divennero dei specialisti nelle giostre equestri e nei passi d'armi, durante i quali loro raccontavano le gesta dei cavalieri che si scontravano nelle giostre, erano quasi dei testimoni oranti delle loro avventure e del loro coraggio. Quindi possiamo dire in definitiva che le crociate, i tornei e la stessa nobiltà possono considerarsi i protagonisti principali della nascita dell'araldica, che nel corso degli anni successivi prenderà sempre più forza, fino a quando
identificherà in maniera precisa, univoca, imprescindibile e certa un casato, una stirpe di nobili origini e, come si usa a volte definire, una schiatta. L'araldica subisce poi il suo naturale declino e lo si deve essenzialmente a vari fattori, tra cui la fine dei tornei intorno al XIV secolo, l'uso delle armi da fuoco che indebolì di molto la cavalleria, e intendo come cavalleria non la forza dirompente d'attacco, ma il modo di comportamento, la signorilità della nobiltà. Poi quindi il tramonto della cavalleria, la stessa nobiltà che comincia a decadere, e poi quello che darà il colpo finale sarà la rivoluzione francese. E poi in Italia, ad esempio, l'articolo 3 e la 14ª disposizione finale della Costituzione della Repubblica Italiana non dà alcuna importanza ai titoli nobiliari, che possono essere utilizzati solo come elemento identificatorio del soggetto di cui è titolato. Quindi diciamo che la Rivoluzione francese è quella che ha determinato in effetti quel percorso nobiliare che per oltre 5-6 secoli, dal Medioevo fino a tutto il Rinascimento, e compreso anche il Barocco, ha dato lustro a tantissime famiglie. Con la Rivoluzione francese, noi lo sappiamo, si sono eliminati tutti i diritti nobiliari e tutti i privilegi del periodo feudale. Volevo ricordare soprattutto l'importanza che un tempo aveva la cavalleria nel gestire le varie battaglie. Per loro, per i cavalieri così nominati nella cavalleria curtensia nei vari romanzi, per loro essere protagonisti di una battaglia era un vanto, era un onore. Poi col cambiare dei tempi e soprattutto con l'avvento della polvere da sparo, le cose cambiarono drasticamente e la fanteria pian piano fu soppiantata dalla fanteria. Purtroppo la fanteria era composta da semplici contadini, molto spesso da mercenari, i quali avevano poco a che fare molto spesso con la deontologia militare e quindi non avevano remore ed erano molto lontani da ogni morale cavalleresca. La araldica, diciamo che riveste un ruolo importantissimo, perché essa è considerata diciamo come una scienza ausiliaria della storia, insieme ad altre discipline, come ad esempio la numismatica, la diplomatica, la cronologia, la sfragistica, la bibliografia, la codicologia. Quindi il suo ruolo prettamente ermeneutico ci consente a volte di interpretare in maniera precisa anche l'epoca in cui è stato costruito, ad esempio, un edificio, risalire ai suoi proprietari attraverso l'interpretazione degli stemmi. Quindi contribuisce in maniera decisiva a superare molte delle incertezze interpretative che spesso ci si trova ad affrontare. Adesso veniamo nello specifico dell'araldica per avvicinarci mano a mano all'araldica gesualdiana, di cui già vediamo indicati con la freccia rossa alcuni simboli tipici dell'araldica gesualdiana: il giglio, il leone e l'aquila degli estensi. Della croce potenziale ne parleremo, vi dirò il perché è presente in questa parte della slide. Quindi, quali sono i simboli e quali sono gli elementi essenziali dell'araldica? Come voi saprete, gli elementi essenziali in effetti sono tre: lo scudo, gli smalti e le figure. Importante è soprattutto la blasonatura, che può definirsi la sintesi di tutto ciò che noi andiamo a descrivere dello stemma. Lo scudo è la parte su cui vanno a mettersi le figure. Vanno a posizionarsi le figure che rappresentano, che certificano l'origine di un casato, che documentano la propria storia e tant'altro ancora. Di stemmi ce ne sono di vari tipi,
Ne ricordiamo solo alcuni, come ad esempio quello a goccia o a mandorla dei Normanni, quello scudo accartocciato o definito anche scudo a testa di cavallo, tipicamente italiano. Ricordo che con le frecce rosse che vedete qui sono indicati gli stemmi utilizzati nell'araldica gesualdiana. Ovviamente gli stemmi al loro interno hanno anche delle partizioni, cosiddette partizioni, che possono essere di vario tipo, ne ricordo solo alcune: il partito, il troncato, il trinciato, eccetera, l'inquartato anche. Ma quando poi lo stemma diventa più complesso, allora le cose si complicano davvero. Non a caso lo stemma è stato ulteriormente diviso, e questa divisione ha portato ai punti, cosiddetti punti dello scudo, che noi vediamo qui in basso. I punti dello scudo sono 9. Faccio presente questa cosa perché quando parleremo dell'araldica dei Ludovisi ci ritornerà utile questo passaggio. Sono 9 punti con altri 2, il punto d'onore e l'ombelico, che sono identificati dalla lettera A e dalla lettera O meglio. Poi abbiamo gli smalti. In araldica gli smalti fondamentali sono 7. Altri araldisti hanno aggiunto anche l'arancio, ma è un'aggiunta successiva. Ancora altri hanno aggiunto il naturale, l'ermellino, il baio, il tannè. L'ermellino e il baio appartengono alle cosiddette pellicce, cioè quei manti che molto spesso ritroviamo a copertura degli stemmi. Molto interessante è quello che fece a suo tempo, con precisione, nel 1638, il gesuita Silvestro di Pietrasanta. Che cosa fece questo? Diffuse in tutta Europa un nuovo modo di leggere i colori, utilizzando semplicemente puntini, linee disposte in vario modo. A dire il vero, il sistema di Pietrasanta era già stato utilizzato in Francia, inventato dal francese Wilson de la Colombière. E a Pietrasanta va il merito di averlo diffuso in tutta Europa. Adesso abbiamo parlato dello scudo, dei colori, veniamo alle figure. Le figure possono essere di vario tipo. Ricordiamo quelle prettamente araldiche che vediamo qui indicate con il simbolo rosso, il capo, la fascia, il palo, la barra, eccetera. Quelle naturali che vediamo con il simbolo verde e sono quelle che ordinariamente si trovano in natura, come l'albero, il leone, il giglio, il lupo, il leopardo, eccetera. Poi ci sono quelle artificiali, cioè le cose costruite dall'uomo, come ad esempio il castello e la torre. Poi ci sono quelle fantastiche, cosiddette anche chimeriche, come il drago e la fenice. Qui questi stemmi che vediamo alcuni simboli, per esempio i Davos utilizzavano una figura artificiale che era appunto il castello, mentre i Gesualdo utilizzavano la figura naturale del leone. Ma passiamo oltre. Poi infine ci sono le cosiddette pezze onorevoli, che sono molto importanti in araldica. Una buona parte degli stemmi presentano solo pezze onorevoli, che hanno una posizione ben determinata nello stemma, e anche se si trova in uno stemma partito, comunque si distinguono e vengono blasonati come se fosse un unico stemma. Tra tutte le bande voglio ricordare, se mi consentite, quello che è presente nel Duomo di Monreale, lo stemma degli Altavilla, che è una banda scaccata di rosso ed argento su fondo azzurro. Qua l'azzurro si vede poco, forse la foto non rende, e le altre bande sono quelle delle famiglie Ludovisi. Quelle sono bande particolari, sono 3 bande ritirate, scorciate in capo. Uso dei termini un po' specifici dell'araldica per indicare che
le bande sono ritirate in cave perché sono poste nella parte alta dello stemma e sono scorciate perché non toccano il bordo dello stemma. Ecco, qua comincia, possiamo dire, già l'approccio con l'araldica gesualdiana. Vediamo i due stemmi, quello con la freccia rossa e quello con le frecce verdi, che un tempo erano posizionati sull'ingresso principale del castello di Gesualdo. Poi nel 1770 furono asportati nel castello Candriano di Torella dei Lombardi e si riferiscono nello specifico allo stemma di Filippo II e allo stemma dei Ludovisi, quello con le bande scorciate in capo che abbiamo visto prima, ma di questo ne parlerò in seguito in maniera più approfondita. Gli stemmi, oltre ad avere le figure al loro interno, hanno anche i cosiddetti ornamenti esterni, che qui vediamo elencate, le corone, ad esempio, gli emmi, cimieri, sfollazzi, le imbrese, i supporti, i tenenti. Qua, nello stemma di Filippo II, vediamo soprattutto gli elmi e, a seconda della loro posizione, ci fanno capire il titolo nobiliare a cui fa riferimento. Quello centrale, che è frontale, si riferisce sicuramente all'imperatore e al re, in questo caso a Filippo II. Mentre nello stemma che vediamo sul lato, dei Ludovisi, vediamo i cosiddetti tenenti, queste figure umane che sostengono lo scudo. I tenenti a volte si presentano anche con uno solo, cosa che non può avvenire per i supporti e per i sostegni. I supporti e i sostegni si riferiscono ad animali o altre figure non naturali che sostengono lo stesso stemma. Molto interessante è lo stemma, il terzo stemma, questo in basso, che si riferisce allo stemma dei Caracciolo Rossi. Anch'esso si trova nel castello Candriano di Torella dei Lombardi. Qua addirittura si può fare una lettura araldica precisa, perché lo scultore ha utilizzato il sistema Pietrasanta che abbiamo visto poc'anzi. Cioè, vedete le linee orizzontali che si riferiscono al colore rosso. Qua poi le bande diagonali sono alcune puntellate e si riferiscono al colore oro. A oro, altre sono verticali e si riferiscono al colore rosso. Poi qua abbiamo sia la corona che timbra lo stemma, e poi abbiamo anche la pelliccia, in questo caso è una pelliccia di ermellino. Poi sul tutto abbiamo il cimiero, che è rappresentato da questo leone, da questo elefante, scusate, da questo elefante nascente. Ecco qua alcuni primi stemmi della famiglia Gesualdo. Qui vediamo rappresentati in un libro di Scipione Mazzella del 1581. Con la freccia rossa in alto e con quella in basso sono indicati i titoli della famiglia di Gesualdo. Quello di principe in alto e quello di conte e di marchese in basso. Quello di principe ha una nomenclatura precisa, non ci si può sbagliare. Quindi la corona normale di principe è sormontata da 8 foglie di acanto o fioroni d'oro, 5 visibili, sostenute da punte ed alternate da 8 perle, di cui 4 visibili. Però ci sono anche delle tolleranze per quanto riguarda la corona di principe. La vediamo proprio nello stemma del Scipione Mazzella, nel suo libro. Vediamo qui una corona di principe con delle perle su punte che si ripetono sistematicamente. Questa si dice che è una corona tollerata, come è tollerata anche la corona di conte che vediamo, che sembra semplicemente un anello che sormonta lo stemma. Volevo ricordare, giusto per essere ancora più preciso, che nel 1561 Luigi IV Gesualdo ottiene il titolo di principe di Venosa, mentre il titolo di conte era stato assegnato per la prima volta a Sansone II nel 1462. Ecco, abbiamo detto prima che la blasonatura è la sintesi dell'araldica, possiamo
utilizzare questa terminologia. La blasonatura non è altro che la descrizione di uno stemma, con i suoi smalti, le sue partizioni, le sue figure, la loro posizione, il loro numero, i loro attributi, secondo però, questo deve essere fatto secondo le leggi, è la terminologia propria della scienza araldica. E si possono utilizzare due metodi, uno all'italiana, quindi facciamo una blasonatura all'italiana quando si blasona prima il campo e poi le figure. Poi, e questo metodo è utilizzato anche dai francesi, mentre l'altro tipo di blasonatura è quella dei tedeschi e degli spagnoli, che blasonano prima le figure e poi il campo dello scudo. In questo caso specifico, adesso vado a fare una blasonatura dello stemma, di questo stemma della famiglia Gesualdo, che ho trovato nella biblioteca stemma di Ferrara, di Modena. Qui si può fare una blasonatura semplice, nel senso che dico d'argento al leone nero circondato da 5 gigli rossi, ma siccome ci sono gli elementi, la lingua e il pene del leone di colore diverso, allora la blasonatura più precisa è questa: d'argento al leone nero, lampassato in maschito o osceno, di rosso circondato da 5 gigli rossi. Ovviamente i termini lampassato, come ho detto prima, in maschito, sono definiti in termini analoghi da attributi, e in questo caso di blasone, come ho detto, perché di smalto completamente diverso. Allora, nell'araldica gesualdiana, l'abbiamo accennato prima, ci sono tre figure prevalenti: il leone, il giglio e l'aquila. L'aquila è legata espressamente alla famiglia d'Este, ma anche ad altri stemmi legati alla famiglia Lodovisi. Il significato del leone. Il leone è, in araldica, il leone è il simbolo della forza e del coraggio e del comando, ed è la figura maggiormente utilizzata ed è la più nobile tra gli animali. Pensate che circa il 15% di tutti gli stemmi prodotti nel corso della storia araldica hanno come emblema il leone, e molto spesso hanno il leone rampante, così come lo ha lo stemma della famiglia Gesualdo. Per quanto riguarda il giglio, invece, possiamo dire che è il più nobile dei fiori usati in araldica. Il giglio in araldica è un po' diverso da quello naturale o dal giglio di Firenze, perché è fiorito, si dice il giglio di Firenze. Il giglio di Francia si è ampiamente poi diffuso negli stemmi italiani dopo la calata di Dangeau e successivamente dei Valois con Carlo VIII. Il significato del giglio è potenza e sovranità, ma anche candore e purezza. L'aquila invece è la più nobile tra i volatili ed è in generale tra tutti gli animali. È simbolo della potenza, della vittoria e soprattutto è simbolo dell'impero. La banda di cui abbiamo parlato prima è una delle figure araldiche più importanti, tanto è che è una pezza onorevole di primo ordine. Allora, mi sono chiesto pure, ma come mai nell'araldica gesualdiana abbiamo il leone rampante? Allora ho voluto fare un percorso un po' a ritroso. E ho voluto ripercorrere un po' ma lo farò brevemente in questa fase, la storia dei Normanni. E qui vediamo raffigurati il mantello dell'incoronazione, cosiddetto dell'incoronazione di Ruggero II, e poi questi due leoni sulla destra che si trovano nella sala di Re Ruggero nel palazzo dei Normanni. Ma i simboli araldici, in particolare il leone, si trovano in tutti i monumenti dell'architettura normanna. Ce ne sono tantissimi nella cattedrale di Palermo, nella cattedrale di Cefalù, in quella di Monreale, ma anche a Salerno, che fu fatta nel Duomo di Salerno, che fu fatto costruire dal nonno del nostro Guglielmo Gesualdo, Roberto il Guiscardo, che per la prima volta nella storia si caricò di tutte le spese per costruire il Duomo di San Matteo, e nello stesso Duomo ritroviamo spesso il simbolo del leone. Per quanto riguarda il mantello di Ruggero II, qui vediamo i due leoni
sovrastano due cammelli. Al centro c'è una palma la cosiddetta, con sei rami, la palma è l'albero della vita, così viene interpretata. E quindi questa supremazia del leone sui cammelli probabilmente sta a indicare la supremazia del popolo normanno sugli arabi. Per quanto riguarda il mantello dell'incoronazione di Ruggero II, che poi qualche studioso ha indicato che non fosse stato utilizzato Ruggero II nel 1130, in quanto c'è una data sul mantello stesso che porta l'anno 528 dell'egira islamica, che corrisponderebbe a circa il 1133-1134, quindi qua, 3 o 4 anni dopo l'incoronazione. Però è di certo che questo mantello fu utilizzato dai regnanti successivi, addirittura anche da Federico II. C'è da sottolineare anche, questo a me è molto dispiaciuto quando l'ho appreso, che il tesoro corposo, enorme, che si trovava nella reggia di Caserta, scusate, nella reggia di Palermo, quando venne nominato re Enrico VI, fu trasportato quasi completamente in Germania. Basti pensare che il nostro mantello di Ruggero II si trova nel Museo Imperiale di Vienna, insieme ad altri tesori, e oserei dire che sono stati rubati a quel tempo dalla reggia di Palermo. Mentre a destra abbiamo detto che si trovano i due leoni rampanti, ma non sono gli unici che si sono presenti nella sala di Re Ruggero. I leoni qui sono inseriti in un ciclo musivo particolarmente significativo, dove la rappresentazione del potere è affidata quasi esclusivamente ai leoni, anche se ci sono altre figure reali e mitologiche, quasi in uno sfolgorante rimando di pavoni, centauri, cervi, palme e alberi, quasi a ricreare il Genoardo, ovvero il paradiso della terra della tradizione islamica. Non a caso Ruggero II asseriva che la nomina fosse arrivata direttamente da Dio, per cui era una nomina divina. Abbiamo parlato già dello stemma degli Altavilla, ma voglio riprendere questo stemma centrale, quello dei Normanni di Francia, dove si vedono questa volta dei leopardi. Sono in genere due leopardi d'oro, uno sopra l'altro, su campo rosso. Perché sono importanti i leopardi? Perché molto spesso i leopardi si alternavano ai leoni in Francia. Mentre i Normanni di Sicilia, di Altavilla, sostituirono questi emblemi e lo fecero utilizzando la banda che abbiamo prima descritto, cioè la banda scaccata di rosso ed argento su fondo azzurro. Qui l'azzurro lo vediamo meglio. Giovanni Summonte asserisce e quindi dà un significato preciso a questa banda. Per lui questo simbolo significherebbe un animo invitto in acquistar dominio. Una tesi più articolata è anche avanzata dallo storico siciliano Agostino Inverges, il quale dice che i Normanni sostituirono i leoni proprio per questo motivo, per la loro dose di potenza, soprattutto in campo bellico.
Quindi, però questo non significa che questa sostituzione degli emblemi dei leoni con la banda abbia del tutto mortificato la presenza dei leoni. I leoni ci saranno sempre nella vita dei normanni. Adesso veniamo in questa slide. Questa slide racchiude un po', fa la sintesi, un arco temporale di circa 3 secoli, quindi abbiamo visto lo stemma degli Altavilla, al centro uno stemma molto particolare che vedremo alla slide, in particolare alla slide successiva, e poi vediamo questo slide sempre ritrovato nella Biblioteca Estense di Modena, dove si vede una particolarità. È definito questo stemma dei Gesualdi, e poi c'è anche l'origine napolitano, quindi c'è un'identificazione precisa. Questo credo sia uno degli stemmi più importanti della famiglia Gesualdo e di alcune parentele che la famiglia Gesualdi intrecciò nel corso del XIII secolo. Al centro, indicato dalla freccia rossa, ritroviamo lo stemma di Gesualdo, ma questa volta solo il leone rampante, senza i gigli. Poi sulla sinistra vediamo una croce potenziata e sulla destra una banda gemellata. Dopo alcune ricerche ho potuto constatare che questi 3 stemmi, inclusi in un'architrave a mitra, quindi tipicamente medievale, poi di architravi a mitra ne teniamo anche qualcuno nel castello, in particolare quello che porta al giardino Pensile, c'è un grosso architrave a mitra, però senza nessuna effigie, senza nessuno stemma. Qua invece, in questo stemma posizionato nel centro storico di Gesualdo, in particolare a Vico Cisterno, questi stemmi documentano un periodo storico ben preciso, quello di Elia II e di Nicola I Gesualdo. Lo stemma di sinistra, tra quello con la croce potenziata, va quasi a certificare, a documentare il matrimonio che ci fu tra Guglielmo Marzano e Isabella Gesualdo, che furono sposi nel 1299. Mentre l'altro stemma, quello sulla destra, va a indicare il matrimonio di Giacomo di Capua con la sposa Roberto Gesualdo, e qui stiamo intorno al 1295-1297. Queste due famiglie, quelle di Marzano e quelle di Capua, erano le famiglie più importanti del Regno di Napoli. Addirittura la famiglia Marzano era tra le 7 grandi casate del Regno di Napoli, mentre la famiglia Capuano apparteneva al protonotario Bartolomeo di Capua. Quindi un personaggio molto importante, con delle responsabilità, perché era il capo di tutti i notai del regno, e quindi aveva una responsabilità di non poco conto. Adesso veniamo allo stemma centrale. Lo stemma centrale si distingue dagli altri stemmi della famiglia Gesualdo perché non ci sono gli gigli. I gigli furono accreditati a Elia II dalla famiglia d'Angiò per quanto fece dopo la battaglia di Benevento. In questo caso non sono ancora presenti, perché quasi è voluto evidentemente identificare solo la famiglia Gesualdo. Però questo leone ha una particolarità: ci sono due code. Se vedete, ci sono due code. Queste code potrebbero avere un significato particolare. Probabilmente le due code potrebbero riferirsi alle due spose di Gesualdo, ma questa è solo una mia supposizione,
per quindi con un solo stemma si è identificato due famiglie che più o meno nello stesso periodo si sono sposate, che due nobili altre famiglie. Però la tesi più accreditata probabilmente è che hanno voluto fare un omaggio ai propri ascendenti, in particolare a Ruggiero Borsa e a Roberto il Guiscardo, perché erano duchi di Puglia e di Calabria. Quindi le due code probabilmente si riferiscono al duplice ducato, quello di Puglia e di Calabria. Qua vediamo due stemmi molto particolari. Nella slide vediamo sulla sinistra lo stemma di Alfonso Gesualdo. Come si vede, essendo in bianco e nero, hanno indicato i colori con le lettere. La R per indicare il rosso dei cigli, la A per indicare l'argento del fondo del campo. Mentre qua vediamo al centro lo stemma che il Silvestro Pietasanta ha inserito nel suo libro Tessere Gentilizie. E qui è applicato in maniera precisa ciò che lui voleva evidenziare, cioè il nero è caratterizzato dalla presenza di linee orizzontali e verticali e il rosso dei gigli con le linee verticali. La presenza araldica di Gesualdo non è limitata solo alle nostre zone, ci sono alcuni territori in cui sono presenti alcuni stemmi della famiglia Gesualdo. Qui vediamo quello presente nel castello di Venafro. Infatti, nell'intradosso, ai lati dello stemma della famiglia Lannoy, vediamo indicato dalla freccia rossa lo stemma della famiglia Gesualdo. Il contorno di questo stemma presenta anche altri stemmi di famiglie napoletane, come ad esempio i Colonna, i Taquino, i Mendoza e altri ancora come i Tappiano, con cui probabilmente la famiglia Lannoy ha intrecciato legami familiari. Passiamo a... Anche nel castello di Barletta ritroviamo uno stemma della famiglia Gesualdo. Si tratta dello stemma Gesualdo Elefante, perché questo stemma, essendo un'arma di alleanza, mette in evidenza il matrimonio che ci fu nel 1418 tra Covella Gesualdo che sposa Tancredi Elefante. C'è una particolarità in questo stemma. Vediamo che nella parte destra dello stemma vediamo lo stemma di Gesualdo, cosa che in effetti doveva essere destinata al maschio dell'unione. Probabilmente era tale l'importanza della famiglia di Gesualdo in quel tempo che si è preferito, è stato quasi d'obbligo mettere lo stemma della famiglia Gesualdo prima dello stemma della famiglia Elefante. Vorrei fare una blasonatura, se mi consentite, di questo stemma, molto breve, che vedete voi anche nella slide. Questo è uno stemma partito nel primo d'argento al leone nero circondato da cinque più gigli rossi, a dire il vero, perché qua ne sono cinque veramente molto chiari, ce ne sono altri due o tre nascosti sotto il leone, però diciamo cinque gigli rossi. Nel secondo invece troviamo l'elefante passante a naturale, sostenente torre di argento aperta e finestrata di nero su azzurro. Qua sono elencati una serie di stemmi di Alfonso Gesualdo. Sono stemmi un po' particolari, nel senso che in alcuni di questi, ad esempio come quelli dove c'è il puntino giallo, vediamo che nel quarto dedicato a Gesualdo non ci sono cinque gigli soltanto, ce ne sono addirittura sette. E nell'altro con il puntino verde ce ne sono sei.
Altra particolarità è che l'inquartato si alterna, di Gesualdo si alterna con quello dei Medici. Quello dei Medici che è caratterizzato dai cosiddetti sei bisanti o palle, che sono posti in cinta, di cui la mediana, quella in alto che vediamo qui con la freccia che sto ad indicare, all'arme di Francia, cioè con i cigli. Quindi i cigli, in effetti, per lo più negli stemmi gesualdiani ne ritroviamo 5, ma in alcuni stemmi, come quello anche che si trova sulla facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Gesualdo, ne ritroviamo addirittura 9. Il perché di questa presenza al momento non saprei spiegarvela, però su questo sto facendo degli studi particolari e sicuramente mi darà un contributo notevole il professore Afonso Cuopolo. E adesso veniamo al castello. Qui ritroviamo il nostro stemma dei Ludovisi, che occupa tutto l'intradosso di questa volta a crociere del secondo atrio del castello. Di fronte a questo atrio si trova, prospetta, la scritta in caratteri cubici che un tempo probabilmente era ricoperta da lamine di bronzo che erano incassate nelle lettere. Queste lamine purtroppo furono asportate sicuramente nel 1799 quando arrivarono i francesi. Qui vediamo lo stesso stemma dove ci sono molti attributi esterni. Vediamo i svolazzi, ci sono anche i sostegni in questo caso, perché si tratta di due figure soffianti chimeriche che sono poste ai lati dello stemma. Ma la cosa più interessante sono questi stemmi posti al margine. Il Catone, che era uno storico locale, nel 1840 così li descriveva. Diceva che ai lati dello stemma dei Ludovisi e dei Gesualdo si trovavano le armi gesualdiane longobardi, cioè la corona ducale indicate dalle frecce rosse, e le armi normanni generali espresse nelle onde cerulee e bianche. D'altro avviso invece è Carlo de Lellis, il quale nel suo libro Famiglie nobili del Regno di Napoli ha un'altra tesi, fa risalire le onde normanne indicate dal precedente autore, fa risalire al sacrificio che fece il longobardo Gesualdo nel 663 quando fu ucciso davanti alle porte di Benevento. E quindi il De Lellis giustificherebbe questa presenza proprio per il gesto valoroso di questo grande condottiero. E lui dice che tutti i successori della dinastia normanna hanno fatto riferimento a questo episodio. Però su questo si intrecciano sia verità che leggende. Interessante anche la tesi del mio amico Rossano Grappone, il quale asserisce addirittura che lo stemma della provincia di Avellino si possa far risalire a questo episodio del 663. Quando il re Romualdo, di cui il Gesualdo era anche balio, la raccolse la corona e la baciò e diede degna sepoltura. Con questo gesto il re Romualdo abbia voluto incoronare la corona dorata dello stemma della provincia, la testa sanguinante. E quindi proprio per questo la corona si trova nel capo dello stemma. E il fondo rosso dello stemma stesso è quello del sangue versato del cavaliere Gesualdo.
Questo è lo stemma che mi ha dato l'input a studiare l'araldica. Qui sulla destra vediamo una ricostruzione che io ho ipotizzato sulla base di quello che ho ricercato e ritrovato. Qua sulla sinistra in alto vediamo lo stemma così come era restaurato. In basso vediamo lo stemma della famiglia Davolos e d'Aquino. Perché lo stemma della famiglia Davolos e d'Aquino? Perché intorno alla metà del XV secolo le due famiglie, quella di d'Aquino e quella di Davolos, si unirono un unico stemma. Infatti Nico Davolos sposò Antonella d'Aquino e siccome Antonella d'Aquino è l'ultimo erede del primo ramo della famiglia d'Aquino, gli stemmi si unirono in maniera definitiva e tutti i possessi passarono in casa Davolos. Da allora gli stemmi si unificarono e nel seguito furono utilizzati sempre gli emblemi delle due famiglie. Io, siccome ho interpretato in questo modo le bande diagonali, ho fatto una ricostruzione che è verosimile rispetto a quello che poteva essere e quindi posso accennare anche a una possibile blasonatura. Lo stemma è partito semitroncato nel primo d'argento al leone nero coronato, l'ambassato di rosso è circondato da 5 gigli dello stesso. Nel primo troncato d'azzurro alla torre con 3 torrette merlate d'oro, con bordura a pezzi alternati d'argento e di rosso. Nel secondo troncato di rosso a 3 bande d'oro. Come vedete, quando gli stemmi diventano più numerosi, anche la blasonatura diventa più difficile da enunciare. Qua vediamo nella lunetta che porta all'ingresso della cappella del castello, vediamo gli stemmi della famiglia Estense, che ritroviamo anche come abbiamo visto prima, sulla facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie in Gesualdo. Rinuncio a fare la blasonatura per non essere troppo ripetitivo, ma quello che è importante, vediamo a colori lo stemma della famiglia d'Este. Volevo solo ricordare che la famiglia d'Este all'inizio, cioè dal 1239 fino al 1431, aveva solo l'aquila come simbolo araldico. Poi Niccolò II nel 1431 ottiene dal re francese Carlo VII la possibilità di arricchire lo stemma con i gigli di Francia e quindi lo stemma si è inquartato, come si può dire, e ha avuto questa configurazione che si protrarrà anche per i secoli successivi. Ricordate quando abbiamo parlato degli stemmi presenti nel castello Candriano di Torella de' Lombardi? Ebbene, questi due stemmi erano posizionati, ce lo dice Catone nel suo libro, Memorie Gesualdine, proprio qui, di fronte, sulla parte alta dell'ingresso originario del castello di Gesualdo. Lo stesso stemma, quello di Filippo II, era presente anche questo portale d'ingresso fatto realizzare da Niccolò Ludovisi agli inizi del XVII secolo, dopo aver sposato Isabella Gesualdo. Vediamo imponente al centro lo stemma di Filippo II. Probabilmente questo grosso portale fu edificato nel 1655, anno in cui Niccolò Ludovisi fu gratificato, fu insignito del Toson d'Oro e quindi diventò grande di Spagna. L'imponenza di questo manufatto architettonico è straordinaria. Pensate che le dimensioni arrivavano fino a 12 metri di altezza, oltre 8 metri di larghezza e un paio di metri di larghezza. Purtroppo alla fine del XIX secolo è stato demolito forse per allargare la strada nelle vicinanze della chiesa dell'attuale chiesa dell'Addolorata. Sulla parte destra, dove ci sono i segni rossi, ho immaginato come poteva essere l'ingresso fino al 1770. Ecco i due stemmi collocati sopra l'ingresso, con i quadrati rossi,
ho voluto indicare alcuni elementi lapidei che abbiamo ritrovato durante gli interventi di restauro. Erano grossi blocchi di pietra lunghi almeno 2 metri e posti ortogonalmente alla quinta verticale e che probabilmente servivano per sostenere l'enorme peso di questi sterni. Nel castello di Gesualdo, e precisamente nella parte indicata dal puntino rosso qui in basso, dove probabilmente c'era la stanza del tornio, c'è un cassettonato ligneo, oserei dire ben conservato, anche se è stato martoriato nel tempo. Questo cassettonato è oggi privo dei gigli, di cui vediamo l'impronta in questi qua sulle frecce rosse e in altri punti del cassettonato. Probabilmente anche questi gigli furono asportati con l'incursione dei francesi del 1799. Nei riquadri più ampi, il Catone, lo storico gesualdino, parla sempre di altri elementi araldici. Ma anche nel resto del centro storico di Gesualdo ci sono altri simboli araldici. Quello più interessante, secondo me, è questo sulla sinistra, che si trova, si può dire quasi inedito perché non molti lo conoscono, si trova sulla parte alta del campanile della chiesa di San Nicola e che guarda verso ovest. E qui è evidente il leone rampante, molto stilizzato, di chiara impronta medievale. Sotto c'è una rosa, la cosiddetta rosa bottonata, fatta con 8 petali, probabilmente, ma questa è una mia considerazione personale, probabilmente questo stemma è riferito a qualche legame familiare, a qualche intreccio familiare con qualche altra famiglia nobiliare. Nel secondo stemma invece vediamo già la corona che timbra il leone e qui è chiara il riferimento perché questo si trova nelle basi delle colonne che un tempo circondavano il convento, il portico del convento dei Domenicani, dove c'erano anche questi stemmi, queste borchie, per meglio dire, in ferro, che coprono ancora oggi, ce ne sono ancora alcune, queste borchie con gli stemmi della famiglia d'Este e della famiglia Gesualdo Sud. Poi vediamo anche altri simboli araldici di Gesualdo e degli Estensi che troviamo su alcuni portali di case private, ma che probabilmente erano di coronamento, a qualche paliotto di qualche altare, probabilmente nella chiesa degli Afflitti. Anche qui, in questa meridiana che si trova nella parete meridionale del convento dei Domenicani, abbiamo gli stemmi di casa Gesualdo ed Este. Ritroviamo anche le onde e la corona ducale che sono presenti anche sul frontespizio del quinto libro dei Madrigali. Adesso ci avviamo quasi alla conclusione. È importante evidenziare soprattutto questa parte, diciamo, finale dell'araldica gesualdiana, che è riferita a quella dei Ludovisi. Questo stemma, questi due stemmi che vediamo sulla sinistra, uno è ancora presente sull'ingresso della chiesa del Santissimo Rosario, l'altro invece si trova nel cortile della biblioteca provinciale di Avellino ed è gemello al precedente. Probabilmente era posizionato sul primo ingresso del convento dei Domenicani. Questo stesso stemma è riprodotto sul frontespizio del Tractatus de Pugna Doctorum del 1646. Qui la blasonatura è un po' difficile, come già ho accennato in precedenza, però si possono
a individuare i simboli araggi delle famiglie che compongono lo stemma. Vediamo nell'ombelico, che è uno dei punti più importanti dello stemma, quelli gli emblemi della famiglia Gesualdo. Nel punto d'onore, quelli della famiglia Ludovisi e Mendoza. Poi ritroviamo anche gli aragonesi, gli stemmi, gli emblemi degli aragonesi. E a questo proposito volevo ricordare che Niccolò Ludovisi fu viceré d'Aragona, e quindi forse per onorare questo suo titolo l'ha voluto mettere in evidenza. Fu viceré dal 1660 al 1662. Ma quello che mi ha in certi aspetti intrigato di più è il capo, questa parte alta, dove c'è la presenza dell'aquila imperiale. In un primo momento avevo pensato alla famiglia Ottoboni, che alla fine del 600, all'inizio del 700 si imparenta con la famiglia Boncompagni Ludovisi, però questi avvenimenti, a dire il vero, sono stati più tardi rispetto al vissuto di Niccolò Ludovisi, per cui ho scartato questa ipotesi. Avevo pensato anche agli Appiani, ai Panfili, che erano conti imperiali, avevano questo titolo, quindi potevano fregiarsi anche dell'aquila imperiale. La mia conclusione è questa, comunque. Credo che l'aquila bicipite va riferita al fatto che Piombino fu fino al 1734 feudo imperiale, e proprio per questo si trova sul capo dello stemma. Una particolare menzione merita le acquasantiere che si trovano all'interno della chiesa di Santa Maria della Pietà. Qui vediamo quell'aquila bicipite che noi abbiamo, di cui già abbiamo parlato prima, che è stata realizzata con almeno a prima chitto da un marmo nero marquinia di origine spagnola, quindi un marmo molto pregiato e all'epoca difficilmente reperibile, il quale quest'aquila è sormontata dall'alabastro cipollino, tipica pietra di Gesualdo, e sormonta un'altra pietra di Gesualdo, la cosiddetta fava cina. Sul lato sinistro, l'altra acquasantiera, e a dire il vero ancora non sono riuscito a identificare appieno le figure araldiche presenti. Penso a un drago e a un orso, però su questo devo ancora approfondire. Ma la cosa particolare, che forse ai più è sfuggito, è che sul petto, sulla parte alta di questi simboli dell'aquila bicipite e di questa altra figura araldica, c'è lo stemma dei Ludovisi, che si percepisce a malapena. Bisogna fare molta attenzione per identificarlo. Altro particolare è questa acquasantiera che si trova nella chiesa del Rosario di Taurasi. Questa acquasantiera fu dono di Fabrizio II al comune di Taurasi. Volevo solo ricordare che Fabrizio II fu il secondo principe di Venosa e che il suo padre si fregiò di questo titolo nel 1561, e di questo ne abbiamo in parte già parlato. La cosa importante è che con l'acquisizione della possibilità di fregiarsi della corona di principe, quasi tutti i timbri di casa Gesualdo vengono, se utilizziamo un termine analitico, vengono timbrati dalla corona principesca. Anche il fronte della chiesa di Santa Maria della Pietà presenta
alcuni simboli che probabilmente sono stati posti dopo la edificazione della stessa chiesa. Sulla parte alta ritroviamo ancora lo stemma della famiglia Ludovisi, mentre qua in basso ritroviamo quello del feudo imperiale del Principato di Piombino, e qui invece sulla destra, indicata da quest'altra freccia rossa, con molta probabilità il riferimento e alla famiglia Boncompagni. E a questo proposito volevo ricordare che Ippolita Ludovisi nel 1581 sposa Gregorio Boncompagni, e il contratto di matrimonio prevedeva anche che avrebbero assunto un cognome congiunto, appunto, quindi dei Boncompagni e dei Ludovisi. Adesso veniamo quasi alla conclusione. Parlerò brevemente dell'araldica funeraria gesualdiana, indicherò solo tre monumenti funebri. Quello che io ritengo sicuramente il più bello è questo, quello del cavaliere gerolosumitano Carlo Gesualdo, omonimo del nostro principe, morto intorno al 1523, la data precisa. Ma sicuramente subito dopo la battaglia di Rodi, a cui egli partecipò. Vedete, questo stemma si trova a San Martino, adesso si trova nel quartiere del Prione, prima era ubicato altrove. Il cavaliere è dormiente, sulla parte alta è ubicato questo splendido stemma, che vediamo in particolare sulla parte destra. Se mi consentite, voglio leggere la descrizione che faccio di questo stemma, perché ritengo molto significativa. A San Martino si trova nella certosa un monumento funebre del cavaliere gerolosumitano Carlo Gesualdo, in cui è ben evidente nel registro superiore, sorretto da due angeli, i cosiddetti tenenti, lo stemma del nobile casato che è scolpito su marmo bianco di Carrara. Il monumento funebre fu realizzato da Girolamo Santa Croce, valente scultore operante a Napoli nel corso degli anni 20 e 30 del Cinquecento. Il sepolcro è ora ubicato, come ho detto, nel quarto del priore, e si trova nello stesso spazio dove è ubicato la Vergine con Bambino e San Giovannino di Pietro Bernini. La fattura dello stemma è straordinaria. La delicatezza e l'eleganza della scultura a rilievo, tipiche della produzione del Santa Croce, sembrano quasi esaltare con grande dignità il casato di Gesualdo. Il candore lapideo del marmo di Carrara utilizzato fa trasparire quasi la gloria e la dimensione nobile dell'animo del defunto. Qui invece andiamo a vedere un poco la tomba del nostro Carlo Gesualdo, che si trova nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Qui c'è oserei dire, un'esplosione di marmi policromi, e comunque vengono rispettati i canoni propri dell'araldica gesualdiana. Vediamo i gigli rossi, il leone vero e il fondo bianco dello sfondo dell'argento. E c'è una particolarità che vorrei mettere in evidenza. Abbiamo visto che questo stemma si trova ai piedi del cappellone di Sant'Ignazio di Loyola, e sembra che Sant'Ignazio di Loyola abbia accompagnato, per alcuni aspetti, la storia di Gesualdo. Pensate che nel Duomo di Palermo le tombe reali si trovano proprio accanto, quindi degli Altavilla, si trovano proprio accanto la cappella di Sant'Ignazio. A Roma, invece, dove è sepolto il nostro Niccolò Ludovisi, si trova proprio nella chiesa di Sant'Ignazio, chiesa fatta costruire proprio dalla famiglia Ludovisi, in particolare dal fratello di Niccolò. Quindi pare appunto che questo gesuita abbia accompagnato proprio nel loro percorso tutta la famiglia e i componenti della famiglia Gesualdo. Per ultimo, guardiamo
lo stemma del cardinale Gesualdo, che si trova nel Duomo di Milano. Qui, scusate, di Napoli, a Napoli, nel Duomo di Napoli. È uno stemma molto interessante perché si riprendono i canoni dell'araldica ecclesiastica. Infatti, vediamo il galero, il cappello dei cardinali, le nappe, i fiocchi e la croce, che in questo caso, essendo cardinale, è una croce trifogliata. Ovviamente, sia i drappi, i fiocchi e le nappe, che il galero sono di colore rosso. Ma questa è l'ultima slide che merita particolare attenzione. E quindi, prima di avviarmi alla conclusione, e nella speranza soprattutto di non avervi annoiato molto, vorrei parlarvi per ultimo di questo gioco d'armi, il cosiddetto gioco dell'oca, che fu realizzato da Torelli Carlo nel 1678. Questa è una particolarità. Questa particolarità è nel fatto che tutte le caselle di questo gioco rappresentano gli stemmi delle famiglie nobili napoletane, suddivise nei cinque seggi di Capuana, nido a cui apparteneva la famiglia Gesualdo, montagna, porta e porta nuova. La tavola da gioco è una bellissima incisione che raffigura diversi blasoni della nobiltà napoletana, suddivisa secondo l'appartenenza ai seggi. Lo stemma di Gesualdo è indicato qui con la freccia rossa, e precisamente al numero 87. A dire il vero, questo gioco riprende un poco quello che già aveva fatto il Ménestrier in Francia, il cosiddetto chemin de l'honneur. E questo gioco venne realizzato con l'intento didattico rivolto esclusivamente ai rampolli aristocratici, destinati fin dalla nascita a familiarizzare con stemmi e fregi, ed avere a che fare con l'esaltazione della nobiltà, intesa come virtù legate ad eroiche imprese e non commerciata o volgarmente acquisita. In poche parole, la cosiddetta nobiltà di spada, propria, intrinseca e perfetta. Poi, con il passare del tempo, a fine Settecento, l'araldica trova un certo entusiasmo con le pubblicazioni che vengono fatte nell'enciclopedia curata da Denis Diderot. E fu il suo ultimo momento di gloria, fino a quando poi, nel 1799, con la rivoluzione francese, tutto andò nell'oblio. Particolare anche la blasonatura, ed è questa l'ultima, che fa Torelli di questa stemma di Gesualdo, posizionato, dicevo, alla casella numero 86, e dice: Gesualdo, d'argento con il leone nero, accompagnato da cinque fior di gigli rossi, un nel campo, poi due e due, che si riferiscono a questo. Spero di non avervi annoiato. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete accordato e per la pazienza che avete avuto. Ovviamente voglio ribadire che che le tematiche che ho affrontato e sviluppate sono ben poca cosa rispetto alla vastità delle argomentazioni possibili, per cui mi auguro e voglio, mi rivolgo direttamente a Carlo e De Gardo, che in un prossimo futuro si possano organizzare delle kermesse dedicate esclusivamente all'araldica. Vi ringrazio e arrivederci a tutti. Grazie architetto professor Carmine Iannarone per questa pregevolissima appunto lezione che arricchisce ulteriormente questa nostra Summer School su Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco. Grazie anche per la presenza, oltre appunto alle persone nominate,
precedentemente il professor Alfonso Cuoppolo, che anche lui è un diligente studioso di Gesualdo. Io adesso chiedo alla regia webinar Vincenzo Aiello di mettere in onda la slide della nostra Summer School, perché faremo appunto una pausa prima della tavola rotonda conclusiva che partirà in diretta YouTube alle ore coordinata dal professor Dinko Fabris, a cui parteciperanno, ripeto, la professoressa Ursula Fraternali, il regista Morel, il film da oggetto di presentazione di discussione, anche l'architetto Raffaele Fulchini, presidente del Studio Italiano di Fabiani, ma anche ci sarà una sessione da parte del professor Epifanio Aiello dell'Università di Salerno. Quindi riprenderemo con la diretta alle ore 18. Prego tutti di silenziare i vostri microfoni. Grazie, a fra poco.
Ah, ecco che cosa ho trovato di importante. Ok, tu non vuoi era. Buonasera, un saluto per tutti voi che ci ascoltate in linea. Buonasera. Vincenzo, fammi attiva la fotografia. Non mi vedo. Buonasera, benvenuti. Ian. Buonasera. Buonasera, Dinko. Buonasera, Ian. Buonasera al regista, Andreas. Quanto tempo? How are you? Fine, thank you. Good. Hope the same for you. Yes, kind of, all right. Buonasera. Ciao, Carmen. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Hello, Andreas. Hi, Carmen. Hello. Andreas, I take this occasion to say that the movie is marvelous. Thank you very much. Really? It was great fun making it with all of you. The best film on Gesualdo at the moment existent. Good. I try to make another one before I die. you have to change just few information and we'd be perfect. Absolutely, and I would love to make a feature film, so we have to talk about this. I will come down to Neapel again, to Napoli again, and we talk about it. But no, I have to thank you, because my presence is excessive during... Yes, but you, I mean, all of you were very good, and so, of course... Good example. I needed these four. I think we had five experts, and it was fantastic. I was enjoying it so much. You know, my shooting was beautiful down there. It was one of the best times I had in the last few years shooting a film. It was really wonderful, with all the obstacles which were thrown in our way from the mayor of yeah. of Gesualdo. So. Thanks again to Carmen. Carmen Te was simply the best connection. And you can see now our lady, Orsola. Ah, wonderful. Ciao. Buonasera. Buonasera, buonasera, amore. Buonasera, Andrea.
Buonasera, professore. Buonasera, dottoressa. Buonasera, grazie. Grazie per il collegamento. And we are very glad to have a special guest that is Professor Ian Fanlon from Cambridge, at the moment imprisoned in Spain. No. He did a marvelous lecture yesterday morning. We have also, sto spiegando al regista Morel del film chi è presente. We have Professor Epifanio Aiello, it's a professor of contemporary literature at the University of Salerno. And very interested in, of course, the interdisciplinary discussions. And the Professor Alberto Granese, an expert of literature of the Renaissance and Baroque Italian literature. Bene, questo è per preparare 2 minuti prima del nostro collegamento. Carlo, saremo in orario? Sì, alle 18 parte ovviamente il trailer. Poi riprendo la parola e do appunto la parola a te. Ma il trailer della Summer School? No, il trailer del film. È senza spiegazione? Lo mettiamo all'inizio, poi dopo ci possiamo ritornare, altrimenti dobbiamo cambiare la scaletta. Io pensavo come che... Come vuoi fare? Forse è meglio spiegare prima, perché va sennò... Bene, allora lo diciamo anche, anche perché nella scaletta mi pare che avevamo chiesto ad Orsola di parlare prima della sua esperienza. Sì, ma Orsola parla, quindi se parla no, se facciamo il trailer del film non si capisce più. Va bene, allora lo chiami, dai tu a Vincenzo di mettere in onda. Intanto, lui ci sta sentendo. Vincenzo ci sta sentendo. Sì. Se Andreas ha problemi per comprendere l'italiano, Andreas, if you have any trouble in following us, you can just compose a message in the chat. Okay, good. Can you see the way? And I will repeat. Good. A sentence or similar, or just you capture. Yes, I try to follow you, and if you have questions to me, please do it in English, because my Italian is okay-ish, but not more. I can translate for you, Andrea. But only when it's really important. Yeah, that's fine. Thank you very much. Okay. Bene, quindi l'idea adesso è questa, che noi introduciamo Orsola Fraternali. Io spiegherò chi sono i protagonisti di questa ultima di questo ultimo pomeriggio, però poi diamo la parola a Orsola Fraternali con il PowerPoint. Avete controllato la parte tecnica, Orsola? Allora, non abbiamo fatto... Buonasera, io sono un'amica di Orsola, l'aiuto. Grazie. Con la condivisione buonasera, dello tempo. Buonasera Orsola, ciao a tutti, ciao cari. Allora, la condivisione dello schermo ancora non l'abbiamo provata, ma non ci mettiamo nulla a farlo. E provate adesso. Un secondo soltanto. Vero Vincenzo? Facciamo provare adesso la condivisione. Sì, in realtà la diretta su YouTube non è terminata. Io avevo messo un'immagine, però ora è partita già. Ah, allora non proviamo, andremo... E ora tutti insieme lì. Va bene, allora... No, ma potete anche provare, male che va posso condividerla io. Ma penso che sia... Allora facciamo così, che tu tieni pronto il PowerPoint da parte tua, per la condivisione tua, ma facciamo provare a loro a condividere. Però prima facciamo iniziare Carlo formalmente, perché pare che eravamo già in diretta e ci siamo detti davanti a un pubblico più vasto le nostre cose, ma succede così e va bene. Non abbiamo detto dei grandi segreti
tutto quello che abbiamo scoperto di Carlo Gesualdo siamo riusciti a non dirlo, e quindi dovranno ascoltare fino alla fine di questa diretta per sapere il segreto di come va a finire. Prego Carlo. Buon pomeriggio a tutti voi, Carlo Santoli, coordinatore scientifico della Summer School, Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco, corsi internazionali di studi letterari, storici e artistici. Siamo qui a Gesualdo, ospite del sindaco Caio De Carlo Pesiri, che ringrazio nuovamente per questa sua cortese disponibilità. Partecipano a questa ultima tavola rotonda che vedrà la presentazione di un progetto importante su Carlo Gesualdo, Dingo Fabris, che coordinerà peraltro questa ultima sessione pomeridiana, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, la professoressa Ursula Paternali, il regista Andreas Morel, la dottoressa Carmen Te, ma sono anche con noi in presenza la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno, la professoressa Rosa Maria Grillo, il professor Epifanio Aiello di Università di Salerno, nonché il professor Alberto Cranese, la professoressa Milena Montanile, lo stesso Ateneo Salernitano, e non ultimo anche l'architetto Raffaele Fulchini, è presidente dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani. Ci sono anche altri ospiti illustri che sono collegati con noi, come il professor Fallon di Cambridge, che saluto nuovamente per la sua appunto presenza online a questa Summer School. Prego, professor Dingo Fabris. Grazie Carlo Santoli, stiamo quindi giungendo alla virata finale di questa lunga navigazione di 3 giorni, quasi completamente dispersi nell'etere in videoconferenza, ma oggi in formula ibrida con una forte presenza nel Castello di Gesualdo, da cui vi parlano molti dei partecipanti. E giusto così, è un omaggio a Gesualdo e al suo castello tutta questa iniziativa. E il percorso che è partito dal primo giorno, giovedì 27, è partito dal tempo di Carlo Gesualdo, dal tardo Rinascimento che introduce dalla fine del Cinquecento all'inizio del Seicento ad una epoca completamente nuova e in attesa per chi aveva vissuto pienamente l'inizio della Controriforma. Siamo arrivati pian piano a discutere i concetti di modernità, modernità al tempo di Gesualdo, modernità oggi verificata al tempo nostro. Cosa c'è di più moderno del film, della tecnica cinematografica per poter comunicare un mito? E per arrivare però al film di cui parleremo, partiamo sempre dall'esperienza del passato e utilizzeremo l'esperienza di studio di una vita di una persona che poi nel film di Andreas Morel ha il compito proprio di illustrare la parte della studiosa, della ricercatrice, della storica, cioè Ursula Fraternali, che venendo dalla sua esperienza di studiosa di letteratura francese, ma di grande apertura a tutte le discipline, si è pian piano innamorata della figura di Carlo Gesualdo fino a produrre dei testi fondamentali. Il testo monumentale che si vede qui è Gesualdo da Venosa, Fasti dimenticati di un principe del Rinascimento. È un'edizione coloratissima, piena di immagini, in cui ci sono per la prima volta pubblicati dei documenti eccezionali sia sulla famiglia
Gesualdo sul principe che sul contesto storico, e poi è tornata sull'argomento Gesualdo con un libro dedicato all'uomo Gesualdo che ci svela le storie sconosciute delle tre donne più importanti che ruotarono intorno a Gesualdo. E allora chiederei appunto ad Orsola Fraternali di farci vedere qualcuna delle sue meraviglie visivamente molto comunicative, parlandoci di questa sua esperienza con Gesualdo. Dovete sbloccare il microfono però di Orsola Fraternali. Ecco, adesso si sentirà. Buonasera a tutti, ringrazio tutti coloro che sono collegati con noi in video, e mi sono interessata in particolare delle tre donne di Casa Borromeo, cioè di Geronima, di Maria d'Avalos Geronima e Leoneste. Ecco, questa è Geronima Borromeo, era nipote di Papa Pio IV dei Medici di Garigliano, sorella di Carlo Borromeo il Santo. Nacque nel castello di Arona sul Lago Maggiore nel 1542 e visse 2 anni nel monastero delle Vergini di Milano, destinata alla monacazione. Pochissima cultura aveva questa ragazza. Ma l'aspirazione di Borromeo per entrare nella classe dell'alta aristocrazia fece ritirare Geronima dal monastero contro la sua volontà per darne in sposa a un grande dell'italiano, Fabrizio Gesualdo, l'uomo più ricco del regno, grande di Spagna, possessore di più di 100 feudi del sud Italia. Geronima fu ritirata contro la sua volontà e si ribellò con tutte le sue forze, tanto che si ammalò. Furono chiamati medici per poterla sedare. Il loro matrimonio comunque fu celebrato in Vaticano nel 1562 e gli sposi andarono ad abitare nel castello di Venosa. Dopo questo matrimonio in Vaticano, i Gesualdo furono insigniti nel 1561 del titolo di principi di Venosa da Pio IV dei Medici con l'assenso di Filippo II re di Spagna. Ebbe vita dura a Venosa, ma, Geronima, maltrattata dal suocero Luigi IV, il rigido avido di denaro, il quale si appropriò della dote di Geronima per gestirla in prima persona e darle soltanto pochi spiccioli. Furono anni terribili per Geronima, che non vedeva rispettate le condizioni stabilite nei suoi capitoli matrimoniali. Soffriva per le sue ristrettezze economiche, ma soprattutto aveva nostalgia della sua terra, del clima, del lago. Quanto alla musica, come tutti i nobili, aveva nella casa Gesualdo aveva una corte di musici che vivevano in casa, come Muzio Efrem, Pomponio Nenna, Scipione Stella, Giovan Battista di Paola. Carlo era completamente immerso nella musica e scrisse a suo fratello Carlo che stava, Geronima scrisse al fratello Carlo per dirle che stava per mettere al mondo un bambino e che se fosse nato un maschio lo avrebbe chiamato Carlo come lo zio, quindi destinandolo già alla monacazione. Purtroppo il primo genito morì per una caduta da cavallo, per una battuta di caccia, e questa occasione rese necessario che i figli che continuasse con certezza il futuro del casato e assicurare la continuazione. Maria d'Avalos di Aragona fu obbligata a sposare Carlo Gesualdo in quanto morto il primogenito del casato, Luigi per una caduta da cavallo, veniva a mancare la sopravvivenza del casato dei Gesualdi. Il matrimonio di Maria e Carlo, un matrimonio senza amore, fu celebrato nel 1562 nella Cappella San Severo, detta la Pietatella, annessa al Palazzo di Grande. Questo spiega perché sia Maria che Carlo ebbero ciascuno un amante segreto per soddisfare le loro esigenze. Gli sposi abitarono il palazzo piccolo
e non nel Palazzo Grande, come sempre si è detto da tutti i biografi, perché nel Palazzo Grande abitava la mamma di Fabrizio, quindi non sarebbe stato possibile che Carlo andasse lì per uccidere Maria se stava pronto lì la mamma. Carlo uccise Maria, come è noto, Maria d'Avalos, perché fu colto in flagrante adulterio con il suo amante Fabrizio d'Andria, non nel Palazzo Grande di Sangro, e quindi ma nel piccolo. Dopo l'omicidio Carlo si rifugiò nel castello di Gesualdo in Irpinia, dove scrisse e pubblicò nel 1611 il quinto e il sesto libro dei suoi madrigali, con l'edizione di Gian Giacomo Carlino, venuto da Napoli con un carro carico di inchiostri, carta, caratteri di stampa in piombo, rulli, tamponi e quant'altro. Lo zio cardinale Alfonso pensò di allontanare Carlo da Napoli per il clamore creato per l'omicidio ed aprirgli un nuovo orizzonte verso Ferrara, la città rinascimentale della musica, grazie al duca di Ferrara Alfonso II d'Este, grande melomano, il quale gli aveva già pubblicato nel 1594 i primi quattro libri dei madrigali presso la stamperia ducale della Campana Giovanna Baldini, editore del duca. Questi aveva un problema da risolvere. Il ducato, non avendo eredi maschi, rischiava di ritornare in possesso del Vaticano e quindi occorreva trovare un nobile, una persona nobile di grande casata, perché per far sposare Leonora d'Este. Leonora, Carlo aveva bisogno di dare una svolta alla sua vita, quindi se la persona più idonea fosse Leonora d'Este, un poco più anziana di lui, che aveva 33 anni, mentre lui aveva 28. Il loro matrimonio fu celebrato nel castello di Ferrara nel 1594 e gli sposi andarono ad abitare nel loro castello di Venusa, in Basilicata, dove nacque l'erede del casato, Emanuele, Alfonsino. Il 20 agosto del 1613 moriva Emanuele, figlio di Carlo e di Maria d'Avalos. Carlo Gesualdo, sempre più angosciato, sentiva lo spettro della morte, che si ritirò nella sala della musica del castello, dove troneggiavano tutti i suoi strumenti musicali, cembali, arcilliuti, chitarre, e si lasciò morire 20 giorni dopo suo figlio. Ma Carlo Gesualdo non è morto, né morirà. Il casato si spegneva, ma la musica restava. Questo è lo stemma della famiglia d'Avalos, lo stemma della famiglia Este, e questo è lo scudo dello stemma di casa Gesualdo, il leone rampante con i cinque gigli. Qui Pio IV Papa, quello che insigni della famiglia Gesualdo di principi di Venosa, e l'altra è la pala d'altare che è nella chiesa di Gesualdo, dove vediamo l'unico ritratto che si ha di Carlo inginocchiato, che è protetto dal cardinale zio. I luoghi di Carlo. Qui è Venosa, il castello, un grandissimo castello con quattro torri e un fossato tutto intorno, che prima era inondato d'acqua, adesso invece c'è solo erba, e aveva ponti levatoi per poter entrare. La cosa importante, la cosa bella, non solo bella del castello, ma i sotterranei contengono una cavallerizza che conteneva quasi 300 cavalli, nel senso che il cavallo era il mezzo di trasporto, come oggi noi vediamo la macchina, nel 500 si andava a cavallo. Qui si vede il palazzo in fondo con il leone rampante della casa. Qui è una veduta di Gesualdo con in alto il castello con le sue vetrate. È una sala, della sala della musica, dove Carlo componeva e scriveva musica, la cantava, e questa musica inondava e partiva invadendo tutta la valle. Qui siamo invece a Rara, quando Carlo sposa Leonora,
va nel castello di Ferrara, il loro matrimonio viene celebrato a Ferrara nel castello, e lì è la prima volta che lui vede la sposa sull'altare, cosa che capitava molto spesso, perché i matrimoni venivano riedatti con atti notarili, addirittura talvolta quando le bambine erano piccole si prenotava, diciamo, il prossimo sposo che fosse di grande levatura, no, di nobiltà. Questo è il cembalo del Trasuntino, conservato al Museo degli Strumenti di Milano, e la cosa interessante è che il coperchio ultimo, alzandolo, si vede lo stemma di Carlo Gesualdo su rosso, su fondo verde. Qui invece è la chiesa del Gesù, fatta dal Fanzago, e che dove c'è dove Carlo chiese di essere sepolto lui insieme al figlio Emanuele, e quindi lì c'è una piastra a terra che dice questo, però non sappiamo quando e se sia stato veramente traslato. Questa è la famosa armatura che Eleonora d'Este regalò a Carlo il giorno del loro matrimonio, un'armatura d'acciaio tutta cesellata in oro raffinato, e qui è un'armatura fatta da Piero della Cesa e da Torneo, infatti si vede da questo bastone. Lì accanto vediamo la ventaglia che copre il volto per proteggerlo dagli scontri. E la cosa interessante, io mi sono permessa di chiedere attraverso il Ministero degli Esteri di poter avere questa armatura per portarla nel castello di Gesualdo. E naturalmente la risposta mi disarmò immediatamente, mi risposero che se l'armatura costa dei miliardi, l'assicurazione per l'armatura costa altrettanti miliardi, e quindi io dissi va bene, lasciamola in pace dove sta, nel castello di Konopiste in Cecoslovacchia. Qui l'opera omnia, questa è l'opera omnia. Dunque, di Carlo Gesualdo è in atto una pubblicazione dell'opera che comprende 12 volumi, 4 già sono usciti, ed è molto molto importante perché è stata redatta con un gruppo di scienziati grandiosi, di grandi musicisti, i quali hanno corretto tutti gli errori possibili che hanno riscontrato nei segnali, nelle note, nei paragrafi, eccetera. Per cui oggi chiunque voglia suonare o cantare le opere di Carlo Gesualdo non ha che da aprire questo testo magnifico. Quelli sono degli esempi di musica sacra, perché Carlo Gesualdo non ha pubblicato solo musica polifonica profana, ma ha moltissima musica sacra, come le Sacre Canciones ed altro. Qui degli abiti, è sento simpatico mettere questo esempio dell'abito di casa Gesualdo, perché esiste veramente qui ad Avellino ed è conservato a Gesualdo nel castello. Qui accanto c'è l'abito di sturno di una cugina di una Gesualdo. Anche qui altri due abiti che sono eleganti da cerimonia, sempre di casa Gesualdo, l'uno e l'altro di sturno. La cosa importante è stata la mia visita all'archivio segreto del Vaticano di Roma, dove mi recai per poter avere notizie sugli inventari di casa Gesualdo. Furono di una gentilezza sconcertante, si misero tutti a disposizione, mi indicavano le pagine, mi dicevano queste sono 50 stanze e sono molto difficili, quindi mi fecero delle foto aiutandomi degli arredamenti della casa, gli mobili, delle sedie. Mi rimane questo esempio della sedia che a noi sembra un fatto normale, mentre le sedie erano talmente rare che soltanto un principe poteva consentirle. Poi sono anche i gioielli di casa Gesualdo, un elenco sterminato dove sono elencati rubini, brillanti, stemmi, collane, cinture che si applicavano ai tessuti, agli abiti, e che sono conservate nel Museo del Vaticano. Io tacerò.
il casato si spegneva, però restava la musica. E mi piace ricordare questo madrigale del quarto libro, dove Carlo dice: io tacerò, ma nel silenzio mio le lacrime e i sospiri diranno i miei martiri, ma se avverrà che io mora, griderà poi per me la morte ancora. Ecco, il testamento, praticamente la morte ha gridato per noi che nel 2020 abbiamo ascoltato il suo lamento, i suoi sospiri, e li continueremo ad ascoltare. Grazie, Orsola Fraternali, carissima amica di Gesualdo, di tutti i gesualdiani, dal suo buon ritiro di Avellino ha potuto comunicare questa, vedete, questa ondata di immagini poetiche che sono il frutto di tanti anni di ricerche appassionate. E lei nel film di Andreas Morel, di cui parleremo, è il momento centrale di questo nostro incontro conclusivo di questa giornata, ha una presenza decisiva fin dall'inizio e spiega con la sua, come avete tutti apprezzato, con la sua maniera gentile eppure colta e competente che cosa ha lasciato ad oggi Carlo Gesualdo e la sua storia. Prima di presentarvi il regista, noi adesso vedremo un trailer del film che è l'ultimo film prodotto su Carlo Gesualdo, sulla figura e la personalità di questo uomo vissuto tanti secoli fa, che comunque ha potuto emozionare e continua a creare brividi di interesse in tutti coloro che gli si avvicinano, fin da quando, dagli inizi del Novecento, è iniziata la sua riscoperta per vari motivi. E dopo la chiacchierata che seguirà al trailer, noi avremo la possibilità di fare dei commenti su questa fortuna moderna e contemporanea di Carlo Gesualdo, chiedendoci anche il perché. Per cui, prima di tutto, vorrei pregare di mandare in onda il trailer del film Ehe, Mord und Madrigale, il film trasmesso dalla VDR tedesca e dalla rete televisiva Arte franco-tedesca nel 2019. Carlo Gesualdos Leben ist ausgesprochen delikat. Seine Persönlichkeit hat seine Musik überlagert. Gesualdo è un'anomalia. È un'anomalia da un punto di vista. Aus musikalischer Sicht ist Gesualdo eine Anomalie. Er hat auf Traditionen aufgebaut und diese für seine Zeit ausgesprochen innovativ weiterentwickelt. Fortemente innovative per l'epoca. Quindi a volte la Manchmal schenkt uns Genialität diese Gegensätze. Ein Genie kreiert schöne Dinge,
und man erwartet nicht, dass sie auch eine hässliche Seite haben können. It's difficult to talk about. Es ist schwer, darüber zu reden. Gesualdo ist offensichtlich ein mehrfacher Mörder und man ist versucht, diese Geschichte über die Musik zu stellen. Ecco, abbiamo visto naturalmente pochi fotogrammi, ma avete sentito che la scelta del regista per questo film, che è un film che ovviamente mescola fortemente la vicenda biografica centrale anche nell'immaginario di oggi dell'assassinio di Carlo Gesualdo da parte di Carlo Gesualdo della moglie Maria d'Avalos, espressa con la presenza ossessiva del sangue, ma è una maniera che poi esamineremo, ecco, come viene riprodotta per lo spettatore di oggi. Quello che colpisce anche in questi frammenti di presentazione sono la scelta della sonorità e naturalmente la scelta evocativa delle immagini, anche quando le immagini sono immagini di natura, immagini di luoghi storici, eventi storici, documenti, interviste, ma non è soltanto utilizzata o prioritariamente utilizzata la musica di Carlo Gesualdo, è usata per esempio una musica che noi definiamo molto più contemporanea, molto più moderna, perché suonata con strumenti moderni, addirittura con strumenti elettronici, o in alcune sezioni del film musica jazz. Infatti si scopre che nella vasta filmografia di Andreas Morel, lui nel 1997 o 98 ha addirittura scritto e diretto un film dedicato alla storia del jazz moderno, cioè quindi evidentemente il jazz è un tipo di musica da lui molto amato. Don't worry, I will translate and resuming at the end my question for you, introducing you. Carmen, now just continuing in Italian. Don't worry. And, in realtà si scopre poi che prima del film su Gesualdo, Andreas Morel ha diretto documentari e film dedicati a musicisti come Giacomo Puccini, più recentemente Clara Schumann. Con grande piacere mi sono ricordato, solo dopo che ci siamo conosciuti, che era lui l'autore dell'ultimo documentario bellissimo trasmesso sempre da reti straniere non italiane, dedicato a Nino Rota nel 2001, un bellissimo documentario su Nino Rota, che è stato il direttore del mio conservatorio quando io ero studente, e poi una serie di altre incursioni nel mondo della musica, e addirittura è un acclamato regista di opera lirica. Ha potuto mettere in catalogo tantissime esperienze di opera lirica, e alcune sono trasformate anche in video molto efficaci, dal Don Giovanni di Mozart ai Meistersinger di Wagner. So, Andreas Morel, I just introduced you as somebody not far from the world of music. So before your meeting with Gesualdo, you did a lot of products in this field. In particular, I outlined your relation with jazz, that is evident also in the movie of Gesualdo, and with other personalities of the contemporary world of music, such as Nino Rota, that was the
the most important soundtrack composer for the film in the last century. Bene, chiedo anche a Carmen Te, che ha aiutato la produzione del franco-tedesca di, o solo tedesca di questo film, nella sua preparazione degli ambienti tra Napoli, Gesualdo e altri luoghi. Ci sono riprese anche a Taurasi, in altri luoghi gesualdiani. Se può in questa fase aiutare eventualmente Andreas, che parlerà in inglese, facendo magari un piccolo riassunto e aggiungendo sua esperienza personale. So please, Andreas, you can introduce speaking, explaining your relation with Gesualdo and what is your idea after the production of the film now of Gesualdo. I mean, my relation to Gesualdo is very simple. I fell in love with Gesualdo about 20 years ago when I was in when I was still living in London. I came across the music and I've immediately had this kind of relationship that I thought this is fantastic music and this is somebody I had never heard before. I'd never heard about before I actually met this music 20 years ago. And I started to want to try to make a film 20 years ago. I originally wanted to make a feature film, which didn't work. As I found out, Bernardo Bertolucci was trying to make a feature film at the same time, and he was trying to make a really big script, which would have cost 20, 25 million. He didn't pull it off, so it was never made. The script is still lying in London with an agency. It's by Marc Peplow, the brother of his wife, or his widow now, Claire Peplow. And I stopped talking about this film or trying to make this film. And then 10 years later, I realized, okay, this film by Bertolucci has never been made. So I came back to this film and I tried to make it. And at last I found somebody who's unfortunately dead by now, producer in Germany, a commissioning editor of a TV station, who said, okay, yeah, let's, I see you like this composer a lot and you made a lot of other films, so let's do it. So I started to research, and Carmen was a great help because she was researching in Napoli for me. And she found most of those wonderful experts like I mean, I knew Dinko before. I had read about him and had read stuff by him. But she found Orsola and some other of the wonderful experts. So I simply started to make this film. And I was always interested mostly in the part when he lived in his castle in the last few years, because I always had this feeling he must have had a lot of remorse or a lot of feelings about his life. And because I always had the feeling in his music I can hear all those things like the passion and the remorse and all those things he might have had, because we don't know it, or I don't know it, because I mean I didn't live in the time. And I was really intrigued by this music. Of course, when you make a film like this, you have to deal with the murder, and the murder is kind of the central thing because everybody wants to see the murder and everybody wants to talk about the murder. But in general, I think I would always wanted to make basically a film about his music. And I hope I succeeded at least in parts to make this music visible for a lot of people who didn't know him. It was quite kind of very nice because we had a lot of screenings, and in most screenings, lots of people came to me after the screening and said, we had never heard of this composer before. This is really interesting. What a fantastic music. So maybe it has worked and has made him even more famous than he is already. And well, my thoughts after the film, I would love to make another film about him. This time the feature film I would to make. Carmen, se puoi dare qualche notizia al pubblico italiano. E il microfono devi accendere. Ok, ci provo. Allora, ho scoperto Gesualdo quando mi trovavo a Londra molti anni fa e avrei già voluto fare un film su di lui almeno 20 anni fa, ma ci sono state diverse vicissitudini.
per le quali non ci sono riuscito, fino a quando una decina di anni fa ho conosciuto un commissioning editor, un redattore della televisione pubblica tedesca, che avrebbe voluto realizzare il film, ma purtroppo morì. E più tardi ho incontrato il produttore giusto e finalmente sono riuscito a realizzare questo desiderio. Quando sono stato nel castello, ho sentito nel castello di Gesualdo, ho sentito per la prima volta tante emozioni che ha potuto sentire Carlo Gesualdo quando si trovava in quel luogo, ed è stata un'esperienza molto forte che non immaginavo di poter sentire. Se fai un film, poi ho realizzato questo film ovviamente parlando anche dell'assassino, perché chiunque vuole sapere questa parte della vita di Gesualdo, ma io ero più interessato a Carlo Gesualdo come uomo. È venuto molto pubblico a vedere questo film, anche al cinema, e tante persone mi hanno detto di essere tanto affascinate da questa personalità e di avere scoperto un musicista che prima non conoscevano. E poi ha detto ancora, diciamo, come sono andate avanti le ricerche a Napoli, come ha incontrato i protagonisti. Io l'ho assistito molto durante il periodo delle ricerche. Poi ho conosciuto anche il professor Giancarlo Vesce, che è stato un grandissimo aiuto, che mi ha fatto conoscere la dottoressa Fraternali e che mi ha parlato di tanti luoghi che ne valeva la pena scoprire e andare a visitare, e quindi riprendere per il film. Sì, ricordiamo che Giancarlo Vesce, che è professore universitario di materie scientifiche, ha una speciale amicizia da tanti anni con Glenn Watkins, che è il più grande esperto di Gesualdo del mondo, e anche con altri gesualdiani stranieri che quando arrivano in Italia vanno direttamente da lui per essere introdotti nei luoghi di Gesualdo. Grazie a Carmen Te, che non a caso è tra l'altro una professionista del mondo del cinema, nel Napoli Film Festival, e le sue relazioni soprattutto con la Germania, con i centri di produzione più importanti di festival cinematografici in questo momento. Testimonianza di Andreas Morel è particolarmente significativa, perché la sua visione di Gesualdo, vi stavo dicendo, è vero che si incentra ancora una volta sull'assassinio. Gesualdo, murderer, assassino, uxoricida, che possiamo dire ovviamente il suo più grande motivo di richiamo, di brivido moderno, ed è anche però il limite per noi studiosi, è un problema molto ingombrante, cioè parlare continuamente solo di Gesualdo assassino significa in qualche modo rinunciare a, in partenza, a vedere in Gesualdo un compositore di musica e quindi un artista che ragiona con la logica dell'artista e non necessariamente con la logica di qualcuno che ha problemi psicopatologici soltanto. Però la delicatezza di Morel in questo caso è davvero per noi della musica particolarmente apprezzabile. Innanzitutto lui usa la musica di Gesualdo solo in determinati momenti e con grande rispetto. La musica di Gesualdo non è soundtrack, non è una colonna sonora, è usata come documento, cioè quando vuole spiegare un concetto usa un madrigale o usa un frammento di musica sacra o usa il suono dell'arpa per un brano di particolare suggestione. Ma
il gruppo utilizzato, per esempio, è un gruppo specialistico, i Gesualdo Six. Ci può spiegare come ha scelto la musica di Gesualdo all'interno del film e in particolare questi interpreti? Do you need any... I resume? No. Thank you. Scusa un attimo perché io scrivo la traduzione mentre parli, quindi ecco, di un attimo. Ok. Sì. Andreas, jetzt gibt es eine Frage für dich. Wie hast du diese englische Gruppe entdeckt und kannst du über sie etwas erzählen? Ja. Ich habe einfach recherchiert, was es gibt, und ich habe diese Gruppe gefunden im Internet, ganz banal, und habe mir die Sachen angehört, die sie gemacht haben, und fand die unglaublich toll. Das liegt ein bisschen daran, dass ich... Ah, sorry, I'm talking German now. Let's speak in English. Of course, she understands German. I know. I very simply did a research in on the internet. I knew a lot of records and recordings, and I thought I would love to find somebody new and somebody who is not so well known. And I found this group, Gesualdo Six, which they are, funny enough, they are called the Gesualdo Six. And I lived in England for 14 years, I have a very special liking for that kind of very pure way of singing, the very pure way of singing with very British voices. You know, it's a very sort of boy choir thing, which I really like. And they all come from this boy choir tradition. And I listened to their records and I liked it a lot, and I called them. And but as we didn't have so much money, it was pure accident that they actually had a concert in Germany, in Berlin. And I said, okay, when you come to Germany, can you come a day earlier? So we do the recordings, and they did the recordings. And I liked them a lot because I really like the way they deal with Gesualdo, because it's such a clear and very pure way of singing, which I really like. So that was, as many things in my films, things happen by accident. I'm a very big fan of things, let things happen and not plan everything, but let things come to me instead of coming to the things. So it simply happened by accident. I'm still in touch with them. They had a very hard time, of course, now in Corona times as well, but they're still in existence. The only guy who left is the countertenor, who is actually the son of a very famous countertenor. There was a famous countertenor called Michael Chance, and Alex Chance is his son. And he left, and he's now singing with other groups and has made a solo career as well. So I will go to the Netherlands and see him next year, hopefully. And he's now performing with lots of other ensembles. Yeah. Okay. Allora, questo gruppo è inglese, l'ho trovato per caso in internet, cercavo un gruppo fresco, giovane. Loro si chiamano Gesualdo Six e li ho contattati, mi piaceva molto il loro modo di cantare, di suonare, diciamo, da una parte molto fresco il loro modo di esprimersi, e da un'altra parte hanno una tradizione corale molto inglese che mi piace molto. E quando li ho contattati mi hanno risposto che per caso dovevano venire proprio a Berlino per un concerto, e quindi gli ho chiesto se in quell'occasione potevamo conoscerci e registrare qualcosa per il mio film. Molte cose nei miei film succedono per caso. Quando ho bisogno di qualcosa, aspetto che queste arrivino a me in maniera casuale e spontanea. E così è successo che ho conosciuto questi ragazzi. E siamo ancora in contatto anche durante il periodo del lockdown a causa del coronavirus. Siamo stati molto in contatto, e uno di loro adesso mi ha raccontato che ha lasciato il gruppo ed è diventato solista. Grazie Carmen, è molto famoso Michael Chance, che ha lasciato il gruppo, aveva citato.
Andreas. Un'ultima considerazione su un film che dura circa 50 minuti e che invito tutti a cercare di procurarsi, perché è un film che si può ritrovare in vendita o eventualmente potete contattare il regista attraverso il centro studi, l'Istituto di Studi Gesualdiani del Comune di Gesualdo, perché questo vi dicevo che è un film diverso dagli altri nell'affrontare la materia Gesualdo, e in particolare vorrei stabilire una relazione con l'archetipo dei film su Gesualdo per tutti noi, che è il famoso film di Werner Herzog, non a caso un altro regista tedesco, e il film di Herzog si intitolava Assassinio a cinque voci, Tod für fünf Stimme. È stato un film per la sua epoca molto innovativo, un documentario insolito che ha vinto il Prix Italia, infatti, nel 1994, e che aveva però una struttura apparentemente simile, ma i contenuti completamente diversi. Herzog era alla ricerca di curiosità, di aneddoti, di piccole storie da raccontare, storie fantastiche, quasi un argomento di fantasia più che di storia vera. Non cercava esperti di Gesualdo, cercava persone, per esempio anche nelle sue interviste al castello di Gesualdo, ha raccontato tutte le leggende, tutte le storie di fantasia che sono rimaste per tanto tempo nell'immaginario. Per esempio che Gesualdo, dopo l'assassinio della moglie, aveva distrutto con la sua spada tutti gli alberi intorno a Gesualdo. Naturalmente questo è un residuo di fantasia dell'Orlando Furioso di Ariosto. E quindi questa trasmissione leggendaria ha fatto sì che il film di Herzog, nello stesso momento, è un film d'arte molto piacevole e molto interessante, ma è il meno attendibile, il meno vero tra i film che è possibile immaginare per Carlo Gesualdo. Volevo chiedere ad Andreas se anche su questo punto ha qualcosa da dire, se immagino che lui abbia conosciuto il modello di Herzog prima di fare il suo film, e se vede questa differenza di impostazione, appunto, che ho descritto. Andreas, siehst du den Unterschied zwischen dem Film von Herzog und deinem Film? Und was hältst du von der Einstellung von Herzog, eher so Fantasie und Legenden über ihn zu erzählen, als richtige Informationen und eine richtige Rekonstruktion von seinem Leben? Yes, of course. I know the film by Herzog, and the film by Herzog is totally different than the one I try to make. I have to say I really like the film by Herzog because it's a typical film by Herzog. It's not a film about Gesualdo. It's a film about an idea of Gesualdo, whose idea is Herzog's idea, and so he makes his own Gesualdo. He creates his own Gesualdo. It's not the real Gesualdo. I try to come closer to maybe the real Gesualdo. Herzog is trying something totally different. He's making a typical Herzog film. But I really like it, even if it's not a film about the Gesualdo I found. It's something which is, as you said, it's a fantasy. And I mean, there are these scenes when the camera runs behind runs after his wife, and his wife is being played by a famous Italian music star. What's her name? I forgot her name,
but she's really one of the great singer-songwriters, one of the great chansonettes. Can you remember Dinko? Who plays her? She's red-haired and she's far older than Milva, exactly. Played by Milva. I mean, that idea is really strange, but it's funny. And so I like the film, but it has nothing to do with the film I tried to make. Yes. Absolutely, yeah. and listen, Andreas, before the translation, prima di tradurre, yeah. Milva in this movie is marvelous in Herzog. Yeah. But she is unable to pronounce the correct name of Maria. she said Maria Davalos. Okay. Not Maria Davalos. Okay. And I mean, so it must have been about 50. Seems not accurate in any aspect. Exactly, yeah. Sì, è praticamente, credo che il pubblico abbia capito, non c'era molto bisogno di traduzione in questo caso. L'ammirazione di Andreas Morel per Herzog è totale, ma era un altro tipo di film. Era un film di Herzog, non un film su Gesualdo. Lui più umilmente ha voluto creare un vero omaggio a Carlo Gesualdo. E devo sottolineare un'ultima cosa, ed è un complimento vero. Andreas Morel è il primo a testimoniare in maniera pubblica, fuori dai libri specialistici, un dato che era appena stato scoperto 2 anni fa, quando lui è venuto a Napoli a registrare, ossia che il luogo dell'assassinio di Gesualdo non era il Palazzo San Severo su Piazza San Domenico Maggiore, come tutti ritenevano precedentemente, ma un altro piccolo, più piccolo Palazzo San Severo che si trovava nella stradina che oggi ospita, non a caso, sicuramente non a caso, la Cappella San Severo, cioè il luogo più carico di misteri di Napoli, che nel suo film infatti ha una grande presenza. E Orsola Fraternali è stata tra le prime a parlare di questa novità storica, che è stata provata da Edoardo Nappi, ed Edoardo Nappi, direttore emerito dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, nel film fa proprio vedere i documenti che lui ha trovato, che dimostrano che il luogo era diverso. Questo cambia la nostra prospettiva completamente, perché pensare che il palazzo dove è avvenuto l'assassinio è stato distrutto e al posto di quel palazzo esiste solo la Cappella della Pietatella, cioè la Cappella San Severo, il luogo più magico della magia di Napoli, è qualcosa di molto, molto significativo. Non so se riesci, Carmen, a riassumere. Sì, Andreas ha capito queste cose. Ecco, non vale la pena. No, quindi ci stiamo intendendo via perfetto. Chat. Ah, perfetto. Quindi non era una domanda, era una mia osservazione positiva in più su questo film, che ha quindi una grande importanza anche storica per la divulgazione ad un alto livello e per per l'arte cinematografica, perché la qualità della fotografia è splendida e, ripeto, la scelta musicale non è banale. La musica di Gesualdo si ascolta per ascoltare la musica di Gesualdo. La musica contemporanea o la musica jazz si ascolta con la vibrazione giusta, con le immagini giuste. Quindi grazie ad Andreas Morel e a Carmen Té ancora una volta, e sarete sempre benvenuti a Gesualdo per un nuovo film che magari potrebbe essere La giovinezza di Gesualdo, The Youth Gesualdo next time. Very good. non so. Adesso il nostro ultimo ospite previsto per questa sessione, prima di una discussione generale, il professor Epifanio Aiello, che insegna letteratura contemporanea all'Università di Salerno e che io conosco come molto
curioso e incuriosito dagli oggetti della modernità. E poco più di un anno fa è uscito un suo libro molto speciale, Carabattole, il racconto delle cose nella letteratura italiana per Marsilio. È un libro veramente denso di tante curiosità che noi non potremmo aspettarci, che si ritrovano all'interno della letteratura, all'interno dei libri, da Boccaccio fino a Gadda, fino ad oggi. Quindi, professor Aiello, che cosa ci può dire, ecco, dopo aver visto e sentito questi argomenti, dell'idea di modernità che possiamo avere di Gesualdo? No, ti ringrazio, tengo a precisare che ovviamente non c'è stato un concordato prima a me e Lindo per presentare il mio gli oggetti. Ovviamente è una spontaneità di Lindo, che ringrazio ovviamente per generosa. Allora, io purtroppo mi trovo qui perché il sistema Carlo Santoli, che in genere catapulta persona delle cose, mi trovo ovviamente assolutamente non conosco. Avrei gran voglia di vederlo, ho visto soltanto il trailer, e già, diciamo, una forma di montaggio mi è sembrato di capire, una forma anche di riassunto del montaggio del film, documentazione dei fatti e immaginari. Io credo che questo discorso, faccio un'osservazione del tutto laterale, lasciandolo ovviamente. È un'illazione. Nella questione di Carlo Gesualdo, io non ho due aspetti, uno simbolo, questa volta anche un modo. Ha una documentazione che è molto relativa, poi ovviamente una forte immaginazione. Io in effetti una cosa ancora meglio da precisare, userei una funzione fantasmatica. La funzione fantasmatica è in effetti trasportare un elemento narrativo. Beh, veramente si crea un simbolo tra il documento fatto e ovviamente la trasposizione immaginaria. Accade in letteratura, ma accade, mi sembra di capire, anche nel film. Ma è accaduto anche nel precedente. Sostanzialmente questi due aspetti convivono. Questa funzione fantasmatica è estremamente interessante perché il fatto che l'immaginazione è trasposta in una narrazione. Poi l'altra cosa che mi ha colpito molto è l'azione che ha fatto per il regista. Questa relazione tra musica e immagine, e mi ha fatto pensare che in effetti esiste, ma forse è un'ovvietà, di montaggio dell'aspetto musicale, e non c'è soltanto quello che poi è il cuore di ogni, ma c'è un montaggio non soltanto tra finzioni e tra funzioni visive, ma legame tra aspetti impermeabili e l'aspetto e dall'altro lato e questo cadenzamento guarda l'aspetto esattamente. Io credo che siano questi aspetti particolarmente con funzioni estremamente ristrette del genere proprio assistito, che avrei anche molto piacere di assistere. Colgo anche l'occasione, proprio su questa funzione della funzione, funzione che possiamo definire la funzione figurativa. Allora, se da un lato sostanzialmente noi abbiamo, questo è il modo, mi permetto di fare, di lanciare un'opinione, straordinaria,
Carlo Gesualdo. Ovviamente la Summer School deve avere come cuore suo, come no, le lezioni, se possiamo definire, seminariali, nel tempo, ovviamente ordinandosi attraverso una procedura tematica, particolarmente volta in volta. Quello che diventerebbe interessante sarebbe costruire lateralmente alla parte centrale, alla parte delle lezioni verificali, una zona, diciamo, che per toccare ambiti, fatto si è fatto anche oggi, era più ordinata, eviterei un po' questo elemento di scombiccherato degli elementi, ma delle tematiche molto in volta ben precisate, quale per esempio la foto di testa, sì, anche con elementi estremamente fissati, per esempio, in Cina, dedicare, diciamo, una delle sessioni, ovviamente al cinema, alle fiction in generale, alle rappresentazioni, il rapporto con le arti, estendendo la musica nella sua, sì, anche con aspetti laterali, coinvolgere ovviamente in una discussione estremamente interessante, avanti con un nuovo. Ecco, purtroppo, professor Aiello, si è sentita una parola ogni due, perché il collegamento andava e veniva. Meglio così. No, e forse più, come posso dire, è più contemporaneo, perché c'erano dei suoni che si sovrapponevano e in qualche modo abbiamo creato la struttura di un film nel film, cioè il film in qualche modo thriller che deve far capire che cosa si può fare per il futuro. Adesso, senza scherzo, tra le proposte molto concrete che faceva il professor Aiello per la prossima e dalla prossima Summer School Gesualdo in poi, di creare proprio nel Castello di Gesualdo una sezione specifica per le varie arti parallele alla musica e alla poesia, che sono state finora le direttive principali, e perché non cominciare una sezione specifica sul cinema, visto che, così ne parlavamo anche fuori trasmissione col professor Aiello, lui l'ha definita quella di Gesualdo una icona, e una icona si può comunicare nella società d'oggi attraverso una molteplicità di mezzi che sono anche quelli che stiamo usando noi in questo momento, grazie ai prodigi della tecnologia di edizioni sinestesie, e però qualche volta basta una folata di vento perché il segnale annulli tutto l'impegno umano. E questa lotta titanica c'è sempre stata, no? Come la battaglia di Anghiari di Leonardo, cancellata da una cattiva trasudazione della parete dopo aver steso l'affresco. Quindi direi che questo auspicio noi lo dobbiamo assolutamente portare avanti, dopo aver poi conosciuto un nuovo amico di Gesualdo, quale Andreas Morel, e ringrazieremo sempre Carmen te per questo contatto. Speriamo davvero che ci possano essere nuove occasioni anche in forma di un seminario pratico, come si fa un documentario attraverso l'uso di didattico di tante discipline, di conoscenza musicale, conoscenza della poesia, conoscenza dei costumi del tempo, anche della cucina, la gastronomia, che è stata spesso evocata dalla direttrice del Dipartimento di Salerno, professoressa Grillo. Nella nostra trasmissione odierna abbiamo avuto, come è stato ricordato da Carlo Santoli, anche un ospite inglese, che è il professor Ian Fenlon, che ci ha seguito con grande pazienza finora, e poiché abbiamo citato un complesso inglese, il Gesualdo Six, che interpretano Gesualdo, vorrei avere una testimonianza finale dal professor Fenlon, che ci possa dire
Come è cambiata la esecuzione di Gesualdo nella sua esperienza degli ultimi anni, da quando erano solo gruppi inglesi a fare polifonia, anche italiana, e che cosa è successo oggi? Ci sono dei gruppi italiani che fanno la musica di Gesualdo oggi. E naturalmente il professor Fenlon parla benissimo italiano, ma ci risponderà in inglese. Su mia richiesta manteniamo questa relazione multilingue anche per il pubblico grande. Thank you very much, Dinko. I wasn't expecting to say anything at all, just listen to everybody else. However, I can, I hope without being too self-reflective, just add one biographical detail, just to amplify something that Andreas was talking about, namely that he had in mind for his conception of the sound of Gesualdo's music, something which comes out of the English choral tradition. And for many years, ever since 1975, I've taught students music in King's College, Cambridge, which has a choir which is quite well known, which specializes precisely in that style. And in fact, for what it's worth, I taught Michael Chance, who I didn't teach him how to sing, of course. He read English literature. He didn't read music, but he was a choral scholar at a time when I had a lot to do with the choir. I never met his son, that Andreas referred to, but of course I do have a familiarity with that tradition and indeed how that tradition is secured. It's secured, of course, by teaching choristers from a very young age. And in the choir school that's attached to King's College, there are young boys, they arrive at the age of even 8 years old and live in the school and are taught music every day. Twice a day they rehearse before they sing, every day during the term time. And of course, it's sad that at the moment, the choir cannot function because of social distancing. So that's a sound I am very familiar with. And if we go back, say, I don't want to sound like Hemingway's Old Man from the Sea, but if we go back 30 years, for many people, that's what Renaissance music was supposed to sound like. So that even groups that didn't have choristers on the top line, I'm thinking of groups like Antonio Ruli's Consort of Music, would imitate that sound. Emma Kirkby sounds like an English choir boy, or she did then, I think it's fair to say. She didn't sound like a woman with a mature female voice. It was a deliberate attempt to emulate a style which had got a lot of currency. It's interesting that Andreas was exposed to that when he was living in London and became fascinated by it. It is a fascinating sound. What was happening in Italy at the same time? Well, people who were interested in cultivating their vocal studies went instead to an Italian conservatory, where the great tradition was of opera lirica. Singing meant singing Puccini or Leoncavallo. And this produced a very different kind of sound. And then when you come to the 1970s and the so-called early music boom, which I think needs to be reevaluated in terms of what it achieved and what it was trying to do. There's a certain degree of mythology about the way in which that particular approach uncovered, rediscovered how to sing and how to listen to early music. Well, one of the things that did happen, particularly in London and in Amsterdam, and other places too, but principally in those two centers, was a whole new approach to what early music should actually sound like. And gradually, I think that approach, which didn't involve choir boys and didn't involve necessarily imitating the sound of the English choral tradition, came to be emulated also in Italy. If you had gone to a concert, and I did do, in Italy, of Italian madrigals,
during the 1970s, what you heard was the music of the Renaissance sung through the techniques and aesthetic of 19th century Italian opera. Lots of vibrato, very strident operatic approach, very dramatic diminutions and dynamic, and then accelerations of speed. The whole sort of panoply of approaches to Italian opera applied to the music of the past. And eventually, those working in Italian conservatories, I think, were affected by what was happening north of the Alps. And so if you listen to the musical groups like that of Claudia Cabina, La Veneziana, and so on, it's now entirely different from the way that the Italian groups would have approached the music of Gesualdo, Monteverdi, and so on. I said 30 years ago, it's actually, I guess, 45 years ago, how it would have been approached a long time ago. So that's the revolution, that's the change. And it's a fascinating one. And of course, everything will change again in the future. Immaginavo che il professor Fenlon avrebbe dato in pochi minuti una micro lezione meravigliosa su come è cambiato il sound della musica che esegue il madrigale negli ultimi, come ha detto, più di 40 anni, 45 forse anni, perché quello che si chiama Early Music Revival, lui ha chiamato Early Music Boom, l'esplosione della musica antica, ha fatto sì che si sia passati da una idea di musica del Rinascimento affidata a cori che cantavano nello stile inglese, British Sound, tipicamente formati nei cori dei college, e lui, avendo insegnato al King's College di Cambridge, aveva a disposizione quel meraviglioso King's College Choir che ho avuto la fortuna, grazie a lui, di conoscere direttamente a Cambridge. È stato addirittura docente del citato Michael Chance, quindi ha potuto anche lui seguire l'evoluzione di questa purezza di cori di bambini educati dall'età di 8 anni fino all'università a studiare ogni giorno musica insieme 2 volte al giorno, una cosa che in Italia ci sogniamo ancora naturalmente come approccio alla musica. Ma la rivoluzione dell'Early Music Revival ha fatto sì che dopo tanto tempo anche l'Italia, che per tanti anni era esclusa da questa sensibilità perché forgiata sull'opera dell'Ottocento, su Verdi, Puccini e sulle grandi voci liriche che si studiano in conservatorio tuttora, hanno cominciato i giovani che hanno studiato fuori d'Italia e sono tornati poi in Italia. Qui ha citato il caso della Veneziana, un gruppo che ha registrato molti libri di madrigali di Gesualdo. Si può aggiungere Alessandrini o altri gruppi che fanno la compagnia del madrigale. Ci sono oggi 4-5 ensemble che registrano dischi di buon livello. Sono completamente diversi dagli italiani che cantavano Gesualdo come se fosse l'opera, col vibratone e con le voci gridate. In mezzo c'è naturalmente ancora una strada però da trovare, un qualcosa che possa mettere insieme l'entusiasmo della scoperta della early music degli anni 80, per esempio, 70 e 80, quando il Consort of Music di Anthony Ruley aveva dato una idea meravigliosa della freschezza di questa musica, della possibilità di gioire senza sentirla come coro, ma come solisti che cantano. Quello fu una grande rivoluzione. Oggi abbiamo una possibilità in più grazie alla con presenza anche dei musicisti italiani. Questo ha voluto dirci Ian Fenlon con la sua grande esperienza, ed era anche in qualche modo un
un'opportunità per Andreas Morel per il futuro di tenere conto anche di questo bagaglio nuovo a disposizione della giovane scuola italiana di esecutori e di cantanti. A questo punto la nostra giornata, la parte, diciamo così, di riflessione storica su Gesualdo nella modernità, partendo da Orsola Fraternali e poi attraverso Andreas Morel con Carmen Te e poi Epifanio Aiello, si è chiusa in una maniera, credo, veramente molto stimolante e, come al solito, come in tutte le tre giornate, problematizzante. Nessun problema è stato risolto da nessuno dei relatori. Non si sperava di avere il segreto e quindi mi dispiace, abbiamo preso in giro tutti gli spettatori che seguono su YouTube nel mondo questa produzione, questa Summer School. Non abbiamo ancora il segreto di Gesualdo da mostrarvi. Perché Gesualdo ci interessa? Perché Gesualdo ci fa venire i brividi quando sentiamo questa musica che nessuno riesce ancora a capire? E finisco con una frase del grande direttore d'orchestra Claudio Abbado, che nel prendere la laurea honoris causa alla mia università, l'Università della Basilicata, nel 2004, accettò con passione di venire, ma non per la laurea, che lui aveva rifiutato in quasi tutte le altre università del mondo. Abbado era l'unico direttore che rifiutava le lauree honoris causa, ne ha prese solo due in tutta la... e una a Potenza, cioè, ma perché? Perché era la terra di Gesualdo da Venosa, voleva andare a vedere la terra di Gesualdo. E quando arrivò ci disse: io voglio parlare col più grande esperto di musica di Gesualdo perché io non ci ho capito niente. Claudio Abbado, il più grande direttore d'orchestra del mondo di allora, umilissimamente aveva questo suo desiderio di capire la musica di Gesualdo perché non l'aveva capita. E noi facemmo venire apposta a Potenza Glenn Watkins. Fu commovente vedere Glenn Watkins che parlava con Claudio Abbado a Venosa, e alla fine di questa chiacchierata uscirono tutti e due con la convinzione: beh, non ne abbiamo saputo di più, non abbiamo capito neanche noi, però è talmente affascinante, andiamo avanti con la ricerca. Quindi con questo desiderio di andare avanti con la ricerca in tutti i campi possibili, io lascerei adesso la parte istituzionale di chiudere con tutti i ringraziamenti, e il professor Carlo Santoli in questo è assolutamente insuperabile, perché ha un senso del dovere, un senso del riconoscimento, dell'umiltà che lo contraddistingue, sa come si ringraziano gli enti, le persone e tutti coloro che sono con noi. Quindi mi aiuterà adesso a dare la parola per l'ultimo saluto via via a chi è collegato e chi è presente lì, di tutti i nostri amici. Quindi Carlo, adesso ti cedo giustamente la parola e accompagneremo nella parte finale fino al sindaco di Gesualdo, passando attraverso tutti i nostri ospiti istituzionali. Prego Carlo. Grazie ancora per questa significativa, ricca, suggestiva tavola rotonda coordinata magistralmente dal professor Dingo Fabris. Ringrazio tutti coloro che vi hanno preso parte, dal regista Morel alla dottoressa Te, alla professoressa Ursula Fraternali, Ken Fellon, il professor Aiello e anche altre persone che erano qui, Gesualdo, ospiti del sindaco notaio De Carlo Pesiri, che saluto ancora una volta e che ringrazio per questa sua presenza costante, per la sua dedizione, per il suo grande impegno culturale, istituzionale, da amministratore lungimirante e profondo per questa importante comunità. Io vi saluto, vi ringrazio, voglio far chiudere le persone che ci onorano appunto della loro presenza qui e coloro che sono in rete. Ringrazio per l'apporto umano,
per l'apporto scientifico, ho imparato molto da tutte queste lezioni, è stato per me veramente una grande esperienza formativa. Ringrazio tutti gli enti, sia i partner scientifici dal Dipartimento di Studi Umanistici Università degli Studi di Salerno, diretto autorevolmente dalla direttrice professoressa Rosa Maria Grillo. Ringrazio altresì l'Istituto Italiano degli Studi Gesualdiani, l'Istituto Italiano di Storia della Musica, IUC, l'Istituzione Universitaria dei Concerti, la Fondazione Carlo Gesualdo, ma anche l'Istituto di Studi sul Rinascimento Meridionale, nonché il Centro Studi Ars Nova Italiana del 300, l'ADI, l'Associazione Italiana degli Italianisti, che ha dato il patrocinio scientifico. Ringrazio anche per tutta la collaborazione tecnica profusa, con grande competenza professionale, dal regista Vincenzo Aiello, che ha coordinato in maniera indefessa, instancabile, senza nessun salto, risolvendo vari problemi che dietro le quinte ci sono sovente, e vivo plauso a livello mondiale al professor, anche al Vincenzo Aiello. Ringrazio altresì il professore Alberto Granese, il professore Epifanio Aiello, Raffaele Pulchini, la segreteria amministrativa dell'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, ma anche la segreteria organizzativa. Questo è anche un riconoscimento dell'Istituto Gesualdiano, che si avvale di persone importanti come anche il dottor Roberto Fragna, il professor Ivo Caruso, che ha curato la brochure grafica della Summer School, ha curato altresì anche le locandine, le videate del canale YouTube. Grazie alla mia associazione, Sinestesie, il comitato scientifico della Fondazione Carlo Gesualdo, Fernando Ruocco, curatore del sito web, l'ingegnere Famiglietti per quanto riguarda l'Istituto Italiano Studi Gesualdiani, l'ufficio stampa e i network collegati, Facebook con Marirosa Fedele. Ringrazio anche le testate giornalistiche che ci hanno seguito, e in particolar modo Quotidiano del Sud, il dottor Gianni Pesta e anche il Mattino, appunto, di Avellino. Ringrazio altresì Floriana Guerriero, un vivo applauso anche ai referenti scientifici della Summer School, in particolar modo alla professoressa Rosa Giulio, ma anche alla professoressa Milena Montanile. Ringrazio tutti voi per questo grande apporto, per questa grande considerazione e per questo grande sostegno. Io vi do appuntamento realmente all'anno dantesco 2021. Ci vedremo qui a Gesualdo, in questa grande comunità internazionale. Ora vedo la parola a Dingo Fabris perché possa darla al sindaco notaio Riccardo Vesiri e poi alla direttrice del dipartimento, al architetto Pulchini e anche a coloro che sono, penso anche al professore Zino, che sono qui collegati con noi. Grazie, arrivederci. Bene, Carlo, come avete visto è un virtuoso, per cui non saremmo riusciti a ricordare tutti i nomi delle tante istituzioni e persone coinvolte. Direi, se Agostino Zino può dire una parola di saluto finale, se... La dico molto volentieri. Solo un purtroppo saluto al presidente della fondazione. Sì, ho potuto seguire solo parzialmente questa seconda cosa del pomeriggio, perché purtroppo non c'era la linea. Comunque, complimenti per quello che hai fatto, Dico. Hai veramente presieduto in maniera straordinaria, bravissimo. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e sono molto onorato, non solo personalmente, ma anche per l'istituto che rappresento, cioè l'Istituto Italiano per la Storia della Musica, che ha avuto moltissimi anni fa il privilegio di poter fare la prima edizione delle musiche di Gesualdo. Quindi sono qua con ora per cercare di rinnovare i fasti di una volta
spazi che purtroppo furono poi distrutti dalla guerra, e ora però cerchiamo di non farci distruggere dal virus e di andare avanti sempre sempre meglio e di fare un nuovo Gesualdo, come abbiamo detto anche con la nostra edizione, la New Gesualdo Edition, e quindi spero che la Fondazione Gesualdo possa avere una parte, diciamo, fondamentale in questa nuova edizione. Sono contento della lunghezza di questa Summer School, che devo dire si aggiunge ai tanti lavori scientifici che si vanno facendo nel mondo, e spero che l'anno prossimo si possa fare, si possa rinnovare una seconda, anzi una terza a questo punto, una terza volta, come ho detto stamattina, in una doppia veste, poi studieremo i modi, sia online che anche in presenza. Questo forse sarebbe l'ideale. Comunque, grazie a tutti veramente, e sono molto contento, ripeto, personalmente e anche per l'istituto che mi onoro di avere presieduto prima e ora non lo sono più, l'Istituto Italiano per la Storia della Musica. Grazie. Splendido, grazie carissimo professor Agostino Zino, presidente della Fondazione Carlo Gesualdo e naturalmente membro della New Gesualdo Edition del gruppo editoriale Ristretto. La professoressa Rosa Maria Grillo, come direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici della Università Salerno, ci ha seguito con pazienza davvero ammirevole per 3 giornate, e quindi la mettiamo anche lei un po' sulla graticola, visto che, per far dare anche da lei un saluto che però ci interessa perché è un impegno per il futuro col suo dipartimento. Prego, professoressa. Infatti, grazie. Pensavo di aver dato il saluto finale già stamattina, ma lo ripeto con molto piacere. Qui siamo in presenza, quindi ci alterniamo. Come potete vedere, siamo un gruppo compatto. Salerno Gesualdo, un ponte ormai fortissimo che promette molto bene, e quindi non faccio altro che darvi appuntamento con questa formula, con questa bella immagine, non so se tutti la vedete, con il sindaco, con gli altri amici che hanno partecipato in questi giorni, e quindi mi lascio la postazione a tutti. Grazie e all'anno prossimo. Grazie professoressa Grillo, e la prego di estendere a tutti i membri della sua università, del suo dipartimento, i colleghi. Direi che l'ingegner Fulchini e il sindaco di Gesualdo hanno il gradito compito di chiudere questa diretta. Siamo qua, sono architetto, comunque è un dettaglio, non fa niente. Figurati, sindaco. Sì. Pronto sindaco, mi sente? Sì. No. Mi sto accorgendo in questo istante che sono in canottiera, perdonatemi. Non si vede, professore. Non si siete visto, professore. C'è la camera spenta. La telecamera spenta. Va bene, noi siete facciamo... sempre grande, professore, siete sempre grande. Insieme al sindaco, congiuntamente, noi vogliamo ringraziare tutti. E diciamo che questa seconda edizione della Summer School veramente ha dimostrato di essere all'altezza anche a livelli più grandi, diciamo a livello internazionale, visto i partner che abbiamo coinvolti, veramente sono molto soddisfatta, e ringrazio anche a nome di tutto il consiglio di amministrazione dell'istituto, e mi unisco alle parole finali del sindaco, che sicuramente saprà chiudere questa seconda edizione nel modo migliore, cioè nella sua notoria umiltà, dando a tutti il giusto riconoscimento di persone che hanno veramente contribuito a fare una pagina di storia, quella di Gesualdo e quella anche della musica a livello internazionale. Grazie. Grazie Raffaele. Buonasera a tutti.
Se posso, non mi sentite? Coloro che vorranno, fanno ancora in tempo a venire a Gesualdo, vero, per la visione del film di Luigi Di Gianni di questa sera, l'omaggio al grande regista. Prego. Grazie. Allora, se posso fare una battuta, Ringo, vorrei dire che tu e Carlo mi avete fatto fare il giro del mondo in 3 giorni, invece di 80 giorni. Quindi questa è una battuta, però è una grande verità, sinceramente, perché mi sono sentito in un mondo, nel mondo, tramite questo evento, questi 3 giorni. Effettivamente avete realizzato qualcosa di non grande, ma di grandissimo. E di questo io vi ringrazio, ringrazio sia Dingo sia Carlo, e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, particolarmente professor Agostino Zino, cui sono particolarmente affezionato e gli voglio tanto bene, sinceramente. E lo ringrazio perché ha accettato la carica di presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, perché nel mio convincimento non c'era persona più degna per sostituire la mia persona. Grazie, professore. Così come ringrazio il presidente, l'architetto Raffaele Furchini, che porta avanti questo ulteriore ente di cultura che è l'Istituto Gesualdiano, gli studi gesualdiani, e particolarmente voglio ringraziare la professoressa Rosa Maria Grillo, perché si sta creando anche nei miei confronti un rapporto di amicizia vera, ma soprattutto di stima. Parlavo proprio con mia moglie un po' di tempo fa, qualche ora pregressa, di questa disponibilità e di questo senso di umanità della dottoressa e della direttrice dell'Università di Salerno, per cui non si creano, subito quei rapporti di spontaneità e di sincerità. E un abbraccio voglio farla ad Orsola Fraternali, che non ho visto da un po' di tempo e che mi ha fatto piacere vederla poco fa nello schermo. L'abbraccio con tanto affetto di sempre, perché c'è un rapporto particolare di stima, di affetto, di amicizia con Orsola, ma soprattutto di stima perché è una grande ricercatrice ed è una persona, diciamo, nobile sotto questo punto di vista. E veramente la ringrazio e perciò ringrazio tutti i partecipanti e voi organizzatori, soprattutto Dingo e Carlo, che mi avete permesso appunto di rivedere, di sentire, di ascoltare e, se posso dire, anche di imparare tante cose che si imparano soltanto in un rapporto umano di amicizia e soltanto nel confronto e poi in un convincimento di sintesi e di andare avanti insieme. Carlo Gesualdo, la modernità. Io la vedo soprattutto in questo momento, la modernità di Carlo Gesualdo, del principe Carlo Gesualdo. La modernità che costituisce un punto di riferimento sia per noi che viviamo all'esterno, diciamo, di studi e di ricerche, ma soprattutto per i giovani che possono avere un riferimento soprattutto di carattere musicale per poter essere ispirati, per potersi ispirare. E voglio ricordare anche il maestro Davalos, con cui si è creato, prima della sua dipartita, un rapporto di vera amicizia. Siamo stati insieme a Gesualdo, siamo stati molto bene con il principe Davalos. E voglio ringraziarlo per quello che ha lasciato in eredità, nel mio cuore. Era una persona eccezionale, una persona veramente eccezionale. E col principe Davalos stavamo organizzando, allora io presidente della Fondazione Carlo Gesualdo, una sua opera di una difficoltà immensa. Perché? Perché il principe Davalos ha posto in evidenza, a differenza di Herzog, l'animo, il mistero di Carlo Gesualdo, la complessità di Carlo Gesualdo come musicista e come uomo.
e poi è stato un po', diciamo, abbandonato perché richiedeva, tra le altre cose, dico la verità, un grosso impegno economico che il Teatro Carlo Gesualdo non ha potuto sopportare. Però la sua opera rimane. Mi piacerebbe eventualmente, se fosse realizzata in qualsiasi parte del mondo, perché è qualcosa di particolare, di eccezionale, dico la verità. E questa è un po' il mio augurio questa sera. Ringrazio veramente tutti, perché la cultura soprattutto, ecco, unisce, così come unisce l'arte, così come unisce lo sport. Sono elementi di coesione e sono elementi di guardare avanti insieme. Diciamo che questo evento apre la prima pagina di un libro che io mi auguro diventi sempre più, diciamo, più pieno, più valente negli anni, perché questo incontro, scontro, confronto, penso che sia stato positivo per tutti noi, per tutti, compreso e cominciando da me, sinceramente, che ho imparato tante cose, imparo sempre di più e mi piace sempre ascoltare e trarre insegnamenti da chi è molto più valente di me ed è più preparato di me. Anzi, è una gioia avere contatto con persone che insegnano sia la vita, sia l'arte, sia lo studio, sia la ricerca. Mi auguro l'anno prossimo questa terza edizione, se vogliamo, della Salme Scur, e finisco con un concetto molto importante. Carlo Gesualdo, sinceramente, come ha detto Dingo, è un uomo, è una storia affascinante, ma soprattutto ancora oggi penso che sia una storia misteriosa. E questo mistero che copre ancora Carlo Gesualdo, sia come uomo del suo tempo, sia come grande musicista, compositore, beh, questo mistero penso che avvolge un po' tutti, avvolge me, e mi auguro che possa sinceramente far creare e creare una valorizzazione sia di carattere artistico-musicale, ma soprattutto di carattere umano e di solidarietà umana. Grazie. Grazie a tutti. Saluti. Grazie. Grazie Carlo. Grazie professore. Tutti voi, grazie, grazie. Un grande abbraccio. Quindi, prego la regia di far vedere tutti su YouTube. Ciao. Ciao.